Maurizio, è un punto bello. Approfittiamo della posizione di cui godiamo per... Allora, approfittiamo dell'opportunità di avere una sala così, dico, siamo sempre nei limiti del ancora del distanziamento, eccetera, però così gremita, che fa molto piacere, per ricordare che questo evento è promosso da SIPEIA, la Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale, che è una società giovane, ma che pensa di poter dare un contributo di collegamento, e tutti siete invitati ad associarvi, a dare il vostro contributo. Noi abbiamo appena finito un'assemblea per il bilancio preventivo, come fanno tutte le associazioni, e ci siamo proposti per l'anno prossimo non solo una serie varia di attività, ma anche di aprire alla collaborazione e alla creatività dei soci. Quindi siete invitati, poi adesso stiamo allargando al comitato scientifico, siamo in fase di costituzione, il secondo anno. Tra le altre novità, avremo stabilmente sulla rivista Bioetica, che è rivista interdisciplinare, una sezione dedicata ad articoli sull'etica dell'intelligenza artificiale. Quindi, se volete contribuire, è una rivista di fascia A per le discipline filosofiche. Basta. Se poi qualcuno volesse già associarsi da subito, noi siamo pronti, qui abbiamo Daniel e altri collaboratori che sono a disposizione per perfezionare e dare le coordinate. Adesso è sparito il relatore principale, Giovanni, ma sicuramente arriverà. Intanto poi ringrazio Tiziana. Per adesso però le cedo la parola, io l'ho presa in modo abusivo, ma è lei padrona di casa. Prego. Siamo in diretta, quindi. Allora, benvenuti e benvenute qui nell'aula Magna del Divertimento. Questo evento è trasmesso anche in streaming e poi sarà pubblicato sul sito YouTube del Dipartimento, quindi diciamo anche per corsi dottorato, studenti eccetera, sarà possibile rivederlo. Mi fa molto piacere aver organizzato, anche se con poco tempo, un po' di corsa, però aver organizzato questo evento su una tematica molto molto interessante e molto innovativa, che è proprio l'impatto dell'intelligenza artificiale del diritto da una parte, nel verso opposto come il diritto gestisce l'intelligenza artificiale, le tematiche connesse con l'intelligenza artificiale. Quindi è veramente un rapporto duale tra queste due importanti tematiche. Discuteranno di questo temi sia professori e professoresse universitarie di entrambe le materie, che anche persone che nella vita diciamo reale, come posso dire, non per dire che gli accademici non fanno la vita reale, però comunque che nella loro vita professionale per vari motivi hanno un confronto continuo con le tematiche in questione e con l'evoluzione che ha sia l'intelligenza artificiale, sia il diritto, sia appunto le loro varie intersezioni. Ora, nell'attesa che arrivino tutti i relatori, approfitterò per dare la parola per i saluti istituzionali. Di nuovo, io sono, per chi non mi conoscesse, io sono Tiziana Catarci, sono la direttrice del DIAG e appunto rinnovo il benvenuto a tutte e a tutti. Vi ricordo che poi alla fine dell'evento al piano di sopra
ci sarà un aperitivo in cui mi farà piacere se chiunque voglia partecipare. E piano sopra, cioè si salgono le scale lì in B203 e nel frattempo do la parola per i saluti istituzionali, ridò la parola al professor Maurizio Mori, che è il presidente di SIPEIA, la Società Italiana per l'Etica nell'Intelligenza Artificiale, che ha organizzato insieme con il Dipartimento questo evento e di cui noi tutti facciamo parte, siamo stati tra i fondatori e quindi ci fa particolarmente piacere che ci sia oggi questo evento proprio qui al DIAG, che è stato uno dei soci sostenitori. Grazie Maurizio. Grazie Tiziana, sono contento di essere qui a presentare insieme il libro nuovo di Giovanni Sartor sull'intelligenza artificiale e diritto, che mi pare sia uno dei primi contributi complessivi, che fa un'analisi a tutto tondo e soprattutto avendolo letto posso dire è comprensibile anche ai non iniziati, non ci sono troppi rimandi all'articolo, comma e tutte le altre cose, ma di questo dirò poi successivamente. Invece, come questo rientra nelle attività di SIPEIA, la Società Italiana per l'Etica Intelligente, noi abbiamo tenuto nei primi mesi dell'anno altri incontri che erano soprattutto web. Questo è uno dei pochi che è in modalità mista e sono veramente molto contento di vedere l'aula, appunto, l'ho già detto prima, molto partecipata. Quindi grazie davvero della partecipazione. Adesso mi pare che il programma prevede la... I saluti del preside della facoltà di cui facciamo parte, detta amichevolmente I3S, che sta per Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, professor Marco Scherf. Grazie Tiziana, mi fa molto piacere questo evento organizzato qui. Mi fa molto piacere presentare e introdurre questo evento che si organizza qui al Dipartimento, al DIAG, e come facoltà ovviamente noi siamo molto interessati non soltanto alle tematiche tecniche che sono tipiche della nostra facoltà, quindi la parte dell'ICT, Information Communication Technology, ma a tutte le applicazioni, a tutti gli impatti e alle relazioni che queste tecnologie hanno con la vita di tutti i giorni. E devo dire che stamattina stessa stavo in una discussione con dei collaboratori in cui parlavamo appunto di problemi di copyright, cosa vuol dire di un'opera creata da un algoritmo di intelligenza artificiale, di chi è il copyright, che cosa veramente si può dire di chi sia il proprietario, quali sono i diritti legati a queste opere. Quindi ci sono un numero veramente molto ampio di problemi che si aprono e di opportunità di ricerca in questo campo, quindi sono molto contento di questa iniziativa. Bene, grazie Marco. Allora, a questo punto cominciamo la prima sessione in cui si introdurranno alcuni punti chiave delle tematica dell'intelligenza artificiale, del diritto e appunto della correlazione tra le due da varie angolazioni, varie esperienze, varie chiavi di lettura. E purtroppo la dottoressa Maria Cerno, che è un magistrato di Cassazione, è malata, come insomma molti in questo periodo, e quindi chiamerò sul palco la dottoressa Nunzia Ciardi. Nunzia è la vice direttrice dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ma oltre a questo ha un
importante passato a capo della Polizia Postale. Prego, Nunzia. Ecco, sì, funziona. Allora sì, io attualmente sono il vice direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che è un'agenzia nuova, nuovissima direi, esiste da un anno. Di agosto scorso la norma che la crea, che la introduce, è un'agenzia destinata a curare, detto in maniera molto sintetica, la resilienza del paese sotto il profilo cibernetico, quindi allestire un paese per resistere bene agli attacchi informatici. Un compito da niente, diciamo, in questo periodo. Insomma, comunque, questo per essere estremamente sintetici, poi ovviamente le nostre attività si declinano in tanti modi. Accenno brevemente a quello che facciamo, perché poi in quest'ambito è corretto inquadrare anche la tematica dell'intelligenza artificiale. Dicevo che noi come agenzia attualmente curiamo la resilienza del paese, e questo significa in primo luogo cercare di prevenire gli attacchi informatici alle infrastrutture critiche del paese, al tessuto del paese nel suo complesso, alla sicurezza nazionale che passa attraverso le strutture digitali. Prevenire gli attacchi informatici attraverso attività di vario genere, in primo luogo quella di intercettare quanto più precocemente possibile le minacce, per poi diffondere questo tipo di informazioni a tutta la comunità di infrastrutture critiche che ci circonda, permettendo loro di innalzare il loro livello di sicurezza. In secondo luogo, di aiutare chi viene colpito a rialzarsi il prima possibile. Questo perché tutti noi sappiamo che la cybersicurezza non conosce un punto di arrivo, cioè nessuno può pensare di essere... Non devo toccare il microfono. Sì. Ah! Fastidiose. Mi auguro che così vada meglio. Sì, ok. Dicevo, sappiamo tutti che non si può arrivare a un punto zero, cioè non possiamo pensare di raggiungere un livello di sicurezza tale per cui l'incidente è la rarità che si verifica saltuariamente. No, siamo colpiti, saremo colpiti, tutto il mondo soffre di questo tipo di rischio, perché l'ecosistema digitale è un ecosistema sicuramente importantissimo, sicuramente fondamentale per lo sviluppo economico, politico, sociale di un paese, ma è anche un ecosistema sostanzialmente fragile che va assolutamente direi curato e salve. E quindi va cercato di mantenere il più possibile integro con delle buone pratiche. E quindi nel momento in cui l'attacco si verifica, cercare nel modo migliore di riuscire a rimediare all'attacco. Lo abbiamo visto in questi giorni, in questi mesi, in cui gli attacchi sono aumentati a causa di due fattori fondamentali, la pandemia e la guerra, in cui abbiamo avuto ospedali colpiti, quindi infrastrutture sanitarie, ministeri colpiti, e noi eravamo lì a cercare di allestire la remediation a questa minaccia il più velocemente possibile. Dopodiché abbiamo tante altre competenze, quali quelle di assicurare un'indipendenza tecnologica. Noi siamo sia come Italia che come Europa dei grandi consumatori di tecnologia, ma siamo sostanzialmente dipendenti da sistemi tecnologici altrui, e questo ci espone sicuramente a dei rischi.
rischi, sia di rischi maggiori perché non possediamo la tecnologia, rischi dovuti anche a un'irrilevanza geopolitica, perché tutti sappiamo che oggi chi possiede materie prime o chi possiede tecnologia diventa sostanzialmente arbitro dei mercati di approvvigionamento, arbitro della scena internazionale, perché è fondamentale assumere un ruolo in questo campo. E oltre a questo, altro incarico, altra funzione molto importante che abbiamo è quella di creare competenze. In questo campo il deficit di competenze è enorme in tutto il mondo, ma in Italia in particolare, quindi c'è la necessità impellente di favorire percorsi di formazione che arrivino a creare competenze il più velocemente possibile, che lavorino in questo campo. Ora, questo in modo estremamente sintetico. L'intelligenza artificiale ovviamente è uno dei problemi più scottanti che si pongono nell'ecosistema che stiamo trattando. In genere si tende a parlare dell'intelligenza artificiale come del futuro. Cioè tutti ne parliamo, tutti occupa molti dei discorsi su questo tema, ma viene vista in una proiezione un po' futura, sulla quale bisogna progettare, vedere. In realtà l'intelligenza artificiale è in tantissimi aspetti delle nostre vite, già strutturata in tantissimi aspetti delle nostre vite. Pensiamo agli assistenti vocali, pensiamo agli algoritmi che traducono, pensiamo in tutti i casi al riconoscimento, al Face ID, riconoscimento facciale. Sono tutti sistemi in cui l'intelligenza artificiale è già presente. È ovvio però che lo sarà sempre di più e porrà vari tipi di problemi. Ora, sorridevo l'altro giorno che leggevo che in un'università svizzera hanno creato un algoritmo di intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di birre, con 70.000 varianti diverse, per cui c'è un algoritmo che lavora in questo senso. Ma al di là delle battute, noi abbiamo tanti temi in cui l'uso dell'intelligenza artificiale pone dei quesiti fondamentali. Sempre così, parlando per aneddoti, parlavo l'altro giorno con un amico cardiologo che diceva: vabbè, ma insomma, in fondo sono 40 anni che noi facciamo elettrocardiogrammi che escono fuori poi già con una diagnosi, fondamentalmente, confondendo di fatto, che quello che poi voglio dire è normale, la programmazione normale, cioè il fatto che l'uomo costruisca dei comandi per cui poi ha un output fuori, però in cui l'uomo controlla tutti i passaggi. Ora, parlando in termini non da tecnici, diciamo, costruisce tutti i passaggi che una macchina deve fare, ma l'uomo è totalmente responsabile di ogni passaggio che costruisce. L'intelligenza artificiale invece funziona diversamente. Noi abbiamo un sistema che viene nutrito con una quantità enorme di dati, e in base a quei dati, diciamo, che governa autonomamente dei passaggi. Cioè, poi qui c'è la professoressa che sotto il profilo tecnico mi può correggere se dico qualcosa che nello sforzo di essere divulgativa sia scorretto sotto il profilo tecnico, però che sono algoritmi che funzionano, non a caso si parla di reti neurali, e in qualche modo sono paragonabili a quello che avviene nel cervello umano. E quindi con una grande quantità di dati c'è un algoritmo che con una funzione che potremmo definire statistica autoapprende e genera degli output che poi a seconda del campo di applicazione trovano la loro ragione di esistere. Quindi ovviamente questo pone dei problemi di diverso tipo. Innanzitutto un problema dal profilo etico, cioè chi allestisce algoritmi di questo tipo e chi dà in pasto
al sistema di intelligenza artificiale la mole di dati, costruisce un sistema che poi in qualche modo autoapprenderà e deciderà come regolarsi e orienterà in qualche modo i risultati di quel processo. Mi spiego meglio. C'è una società, Compass, che ha creato un software, per restare nell'ambito del diritto, che in base a questionari da riempire dalla persona, che vedo molti che annuiscono, quindi lo conoscono, decide quale sia la possibilità di recidiva di un determinato soggetto. Ci sono state anche delle sentenze negli Stati Uniti note che hanno detto che questo tipo di software è ammissibile in un procedimento, ora semplifico molto, purché non sia l'unico criterio sulla quale il giudice basi la propria decisione. Però organizzazioni no profit che hanno esaminato questo software hanno lamentato il fatto che il software è fortemente discriminatorio, per un motivo che, sempre detto in modo molto semplice, è anche evidente. Se noi abbiamo il dato statistico che persone di un determinato contesto sociale e anche di un determinato contesto razziale, parliamo di colore della pelle, hanno statisticamente una recidiva maggiore e noi diamo in pasto questi dati al software, otterremo un risultato che potrebbe essere considerato, anzi io direi non potrebbe, è fortemente discriminatorio rispetto al singolo. Cioè il singolo si trova ad essere giudicato a un rischio più alto di recidiva perché appartiene a quella categoria sociale o a quella categoria razziale. Quindi questo è un esempio per tutti, per dire uno dei profili etici importanti che si pongono su un tema come questo. Oppure ci sono stati studi di settore che hanno visto, per esempio, in tutt'altro campo, in campo medico, che un algoritmo di intelligenza artificiale al quale venivano dati in pasto migliaia di elettrocardiogrammi stabiliva con un'accuratezza maggiore di quella umana quali tra le persone che lamentavano fibrillazioni atriali avessero più possibilità di andare incontro a eventi molto gravi sotto il profilo cardiologico. Intercettavano queste possibilità meglio e prima dell'uomo. E fin qui tutto bene, cioè l'intelligenza artificiale in questo modo svolge una funzione importante, una funzione di ausilio all'attività del medico umano, più accurata e con meno fatica. Però cosa accadrebbe se quei dati, se quello stesso software, invece di essere utilizzato dai cardiologi, fosse utilizzato dalle assicurazioni sanitarie, per esempio? Che vedendo che il mio tipo di fibrillazione atriale ha più possibilità di andare incontro ad eventi di tipo mortale, potrebbero decidere di non assicurarmi. Allora, questo in brevissimo, perché non voglio tediarvi eccessivamente, per dire quali possono essere alcuni dei tanti profili etici che si pongono in caso di intelligenza artificiale. In secondo luogo, i problemi giuridici. Sotto il profilo giuridico, l'intelligenza artificiale, diciamo, può porre due problemi da due angoli prospettici diversi. Da un lato, come oggetto dell'osservazione giuridica, e cioè, sempre esempio banale per tutti, la macchina guida autonoma, allestita con un algoritmo che si trova di fronte un bambino da una parte e un anziano dall'altra, deve decidere, perché non ha altra scelta, su quale parte sterzare e quindi qual è l'evento che deve scegliere tra i due che gli sono concessi. Potremmo fare miliardi di esempi. Chi è responsabile di quel tipo di azione? In primo luogo, chi ha allestito quell'algoritmo? Peraltro c'è una complicazione ancora maggiore
e qui Tiziana forse ci puoi essere utile tecnicamente, cioè quello che accade a livello di reti neurali degli algoritmi non è facilmente sondabile, cioè sono processi che avvengono all'interno del sistema che non possono poi essere resi noti per vedere che cosa è successo lì, perché la macchina ha compie tutta una serie di processi matematici complessi in base ai dati che ha accumulato e all'autoapprendimento che ha sviluppato, che non è facile andare poi a vedere. Ci troveremmo di fronte a qualche cosa, prendo la black box, a qualche cosa di non leggibile. Non riusciremmo a capire come risalire quel labirinto per arrivare alla responsabilità eventuale di chi ha allestito quell'algoritmo. E questo sotto il profilo penalistico è devastante. Chi è responsabile dell'evento creato da quella macchina? Quindi questo è un dato. Il secondo dato invece riguarda i software che possono essere di ausilio agli operatori giudiziari. E allora non entra più come oggetto di un'eventuale controversia, ma diventa discussione sulla possibilità di applicazione. In Italia è entrato in vigore il processo telematico civile amministrativo e ci sono degli algoritmi che valutano la documentazione presentata per vedere la loro regolarità anche sotto il profilo fiscale, ma hanno un margine di manovra strettissimo, non sono di ausilio al giudice che per esempio deve giudicare su una determinata controversia. Leggevo che qualche magistrato in qualche tribunale italiano, a Bari mi pare, abbia deciso di pubblicare tutte le sentenze precedenti su un determinato tema civile per poi consentire a chi vuole attivare un procedimento di valutare statisticamente quale potrebbe essere il risultato. Però ovviamente tutto questo sconta dei deficit enormi, perché ogni caso poi ha delle caratteristiche particolari e non possono 20 pronunce giurisprudenziali dare una statistica effettivamente efficace a orientare il comportamento di un individuo che deve decidere se azionare o meno il diritto che gli è dato. Quindi tutto questo per arrivare invece a casi molto più complessi come quello Compass, decidere che possibilità ha quell'individuo di effettuare una recidiva. Per cui sostanzialmente le categorie tradizionali del diritto penale subiscono una pressione distorsiva molto importante che va considerata con la gravità del caso, cioè la categoria tradizionale del diritto penale viene sollecitata talmente tanto da essere quasi snaturata. Pensiamo appunto alla macchina guida autonoma, al drone. Negli Stati Uniti Amazon sta testando alcuni droni che portano i pacchi. Il comportamento di un drone, per esempio, e qui approfitto per introdurre l'ultimo argomento perché poi lascio lo spazio ad altri, un drone attaccato sotto il profilo della cyber security, che invece di portare il pacco potrebbe fare qualcos'altro. Perché la cybersicurezza, per questo ho premesso qual è il compito dell'agenzia, poi diventa anche tutela degli algoritmi di intelligenza artificiale che possono essere attaccati sia attraverso quello che viene definito un data poisoning, cioè un avvelenamento dei dati. Io ti fornisco dati sbagliati per farti assumere un comportamento a me funzionale e disfunzionale rispetto a quello per cui era stato progettato l'algoritmo e l'oggetto governato dall'algoritmo, in questo caso il drone. Oppure un attacco vero e proprio, una macchina guida autonoma di cui viene attaccato il sistema informatico e viene spinta a fare un attentato terroristico. Ecco, tutti i problemi di cui per esempio l'Europa ha cominciato ad occuparsi con alcuni regolamenti che stabiliscono per esempio che costi-benefici, i sistemi di intelligenza artificiale più a rischio,
che per esempio sono quelli serventi le infrastrutture critiche, devono essere sottoposti a test rigorosi di cybersicurezza. Quindi abbiamo una molteplicità di aspetti che riguardano il tema dell'intelligenza artificiale che vanno tutti considerati in maniera attenta sotto il profilo della governance. Cioè, se è vero che l'intelligenza artificiale è qualche cosa che ha un suo cammino autonomo rispetto a quanto possa fare un essere umano, quindi gli algoritmi di autoapprendimento, io accennavo la mia precedente vita che era di contrasto al crimine, per noi era normale trovare dei malware adattivi, cioè malware che venivano costruiti per compiere un attacco a un sistema informatico e poi una volta entrati adattavano il loro comportamento a seconda delle difese che trovavano, cioè imparavano dalle difese attive che trovavano in un sistema per eludere quelle difese. Però in tutto questo, ripeto, ci sono tantissimi aspetti che mi portano a pensare che la governance di questo sistema deve essere attenta e non sottovalutare nessuno dei profili critici di quelli che abbiamo appena accennato. Grazie Nunzia, molto interessante. E adesso abbiamo un altro intervento lato giuridico prima di passare al lato più informatico, intelligenza artificiale. Però tu hai parlato di diritto penale e invece adesso parliamo di diritto amministrativo e quindi inviterei Andrea Crismani, professore di diritto amministrativo dell'Università di Trieste. Andrea, buongiorno, grazie direttore per questo invito a questo confronto multidisciplinare. Complimenti subito al professor Sartor per la pubblicazione, per il libro molto interessante e utile. Effettivamente anch'io come amministrativista mi sto approcciando già da parecchio tempo allo studio dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi per una serie di curiosità, ma anche una serie di domande che vorrei qui porre e un po' presentare. E poi quest'anno anche alcuni dottorandi che sono dislocati presso il nostro Dipartimento di Matematica, ma sono in diritto amministrativo e stiamo cercando appunto di creare questo, simbiosi tra il diritto e la tecnica. Ci sono una serie di punti chiave che in diritto amministrativo ci poniamo, coloro soprattutto che si occupano di questo tema. L'ambito giuridico è più consono ai filosofi del diritto, agli studiosi di diritto privato per quanto riguarda le questioni del copyright. Per quanto riguarda gli amministrativisti, invece, il punto di studio è l'interazione tra l'intelligenza artificiale, in senso ovviamente ampio, e la pubblica amministrazione. Certi la vedono come in un'ottica di un passaggio da un'era postmoderna a un'era postumana addirittura. C'è chi ritiene di evitare di asserire che l'intelligenza artificiale sia la rivoluzione definitiva nella pubblica amministrazione, perché abbiamo problemi giuridici che possono essere risolti non attraverso algoritmi, ma invece attraverso ovviamente l'interazione umana, perché c'è bisogno di intuizione e non solo di elaborazione analitica. Però qual è il rapporto tra pubblica amministrazione e intelligenza artificiale? La prima domanda che normalmente ci si pone, anche allacciandomi quanto ha detto prima il direttore o il vice direttore dell'agenzia, è che soprattutto nel diritto amministrativo c'è gli standard e le garanzie che abbiamo elaborato nel diritto amministrativo, che sono state originariamente sviluppate come scienza giuridica, sono ancora utili o dobbiamo invece trovarne delle altre? Cioè, questa è la domanda iniziale che ci si pone
studiando il diritto amministrativo classico e cercando di applicare le nozioni tecniche e i fatti che derivano dall'intelligenza artificiale. Abbiamo già della giurisprudenza del giudice amministrativo che si è attestata su alcuni casi. Abbiamo quattro ambiti o quattro casi: concorsi pubblici, selezione di personale, sistemi di approvvigionamento, contratti pubblici, soprattutto forniture nel campo medico. Poi abbiamo sistemi automatizzati di pagamento e poi sistemi automatizzati di concessione o di revoca di contributi. Ecco, questi sono gli ambiti giurisprudenziali che sono stati oggetto di alcuni ricorsi sia davanti ai tribunali amministrativi, poi davanti al Consiglio di Stato, che riguardano essenzialmente procedure seriali, procedure standardizzate, dove occorre ovviamente gestire con un numero importante o notevole di istanze, per la cui elaborazione richiede ovviamente l'impiego di uno strumento algoritmico, e questo consente essenzialmente di gestire con maggiore velocità, con maggiore efficienza e efficacia. Su questo, allora, da un lato abbiamo ovviamente la semplificazione, la necessità della buona amministrazione, il miglioramento e anche arrivare ad una migliore qualità della decisione. Però emerge sempre l'esigenza, di quanto poi è stato anche rilevato prima, della necessità di un certo controllo umano del procedimento, e questo è, diciamo, il punto più importante che si pone sia attraverso la lettura delle sentenze del giudice amministrativo e sia dalle analisi giuridiche che vengono fatte da alcuni esponenti della dottrina. Si sono già elaborati una serie di principi cardine che si utilizzano proprio quando ci si trova di fronte nel diritto amministrativo, nelle procedure concorsuali, nelle procedure standardizzate che si inseriscono nei procedimenti amministrativi, che già di per sé hanno delle garanzie, ma che si applicavano ovviamente nelle procedure gestite ovviamente da persone e non da macchine. Ci sono cinque, diciamo, punti cardine, cinque principi da prendere in considerazione: garantire la trasparenza, garantire la conoscibilità, garantire la comprensibilità, garantire la non esclusibilità della decisione algoritmica, e questo è previsto anche poi dal GDPR, e poi quella della non discriminazione algoritmica, quanto ci è stato anche rilevato prima. Questo è quanto si può trarre in modo molto sintetico dalla giustizia amministrativa. Per quanto riguarda invece gli studi dottrinali di diritto amministrativo, quali sono le domande che innanzitutto ci si pongono? Beh, innanzitutto si parte dalla considerazione che l'attività amministrativa può essere di vario tipo. Questo è il primo aspetto importante: possiamo avere attività amministrativa di giudizio, attività amministrativa di valutazione, di controllo, di regolazione, quella sanzionatoria. Allora, l'applicazione di strumenti tecnologici e anche di intelligenza artificiale, anche qui ovviamente si dovrebbe distinguere quali sono i meccanismi, gli strumenti da applicare o da borchiare su questo tipo di attività, sono ovviamente differenti. Uno degli aspetti ovviamente più importanti, già rilevato prima, è quello della programmazione. Cioè la programmazione, la quale da un punto di vista giuridico può costituire una forma diversa di espressione della volontà, perché ovviamente la programmazione, poi ovviamente non è campo mio, ma così la vediamo nel settore giuridico, risponde alle istruzioni del soggetto che programma e che sintetizza i criteri normativi che sono trasformati essenzialmente in algoritmi. Questo è uno, diciamo, degli aspetti importanti che sono presi in considerazione. Ad esempio, se andiamo a leggere l'annuario che è stato pubblicato da questa università sull'osservatorio giuridico sull'innovazione digitale, dallo IODI, dove c'è il professor Orlando, che è professore di diritto civile presso questo Ateneo, ha effettivamente scritto una pubblicazione interessante proprio sulle questioni della programmazione e della questione della responsabilità civile. Prima si parlava della responsabilità penale, no? C'è la questione della responsabilità civile del programmatore.
Ciò che invece interessa soprattutto il settore del diritto amministrativo per quanto riguarda la programmazione è l'interpretazione dei requisiti che devono avere i programmi, cioè i software, e le varie difficoltà ovviamente che incontrano i programmatori attraverso i vari linguaggi, la trasformazione del linguaggio ovviamente giuridico nel linguaggio tecnico. E questo ci porta a quale problema essenziale nell'ambito della pubblica amministrazione? Il problema della volontà, dell'imputabilità, della tipologia del potere in cui esercita la pubblica amministrazione. Sappiamo che esistono tre tipi di potere, il vincolato, il discrezionale e quello tecnico, e poi ovviamente si profila la questione della responsabilità e della controllabilità di queste attività, non di azioni, di queste attività. E qui poi si arriva a distinguere tra il caso in cui l'algoritmo rappresenta la volontà umana, e questo è il primo caso, che è il caso più semplice, e quel caso invece più diciamo elaborato e complesso, che abbiamo anche appreso prima, che è quello che non si tratta di una semplice programmazione, ma di un pensiero, no? Una serie di precetti intellettivi che sono svolti dal sistema algoritmico. Allora, algoritmi che non operano soltanto in base alla deduzione, ma algoritmi che invece fanno anche una predizione. Allora, qui si pongono delle ulteriori riflessioni. Le riflessioni che si prendono in considerazione sono essenzialmente quelle riferite alla capacità autonoma che viene data a queste entità nel elaborare e nell'assumere le decisioni. E qui è quanto avevo indicato all'inizio, cioè gli istituti classici del diritto amministrativo come si innestano nell'ambito di questa nuova attività o di questa nuova tecnologia. Noi abbiamo nel diritto amministrativo, non vi voglio annoiare, la teoria dell'organo, cioè dell'immedesimazione organica, dove c'è la persona fisica che pone in essere un provvedimento amministrativo dal punto di vista della manifestazione della propria volontà nell'ambito di una funzione che gli viene attribuita e di conseguenza esplica una competenza e di conseguenza esercita un potere, la quale imputa questi effetti direttamente alla pubblica amministrazione. Abbiamo questa finzione giuridica, no? Che si differenzia invece dal sistema privato della rappresentanza legale che ha un soggetto per la società per la quale agisce, e questa finzione giuridica è svolta normalmente da una persona fisica. Ci si pone il problema se si potrebbe considerare sostituire la persona fisica con invece una macchina, cioè l'imputabilità che viene sempre posta alla pubblica amministrazione, ma la generazione della cosiddetta volontà non è data a una persona fisica, ma è data a un algoritmo. Ecco, questo è, diciamo, l'aspetto più importante. Qui ovviamente si pone il problema di che cosa si intende per volontà o di quale sia la volontà. Allora, c'è chi dice la volontà è ciò che viene prodotta dalla persona fisica. Ci sono altre posizioni dottrinali non sbagliate e molto interessanti dove si dice che abbiamo creato un procedimento amministrativo, abbiamo creato tutta una serie ovviamente di sequenze dove la volontà è la volontà procedimentale. Allora non cambierebbe molto inserire il procedimento nell'ambito di una macchina con una serie ovviamente di algoritmi, con una serie di programmazioni, e si potrebbe ovviamente utilizzare la teoria, allora, della imputazione giuridica, ovvero dell'immedesimazione organica, attraverso la formazione di questi momenti decisionali che sono affidati a delle macchine, ovvero a degli algoritmi che possono essere poi di vario tipo, come abbiamo visto, predittivo o meramente deduttivo. Allora si ritorna a quanto dicevo all'inizio, la questione innanzitutto della programmazione, cioè come chi fa i capelli al barbiere, no? Chi controlla il controllore alla fine, non si pone il problema ovviamente poi come si programma, chi controlla il programmatore e che cosa è stato inserito nel programma. E qui si pone l'altro problema, il problema del segreto industriale dei programmatori, ovviamente dei software che vengono dati.
E poi si pone l'ulteriore problema del mercato digitale, cioè il fatto di utilizzare una serie di programmi che sono generati magari da soggetti stranieri, non da soggetti nazionali, e di conseguenza con delle regole diverse, per le quali poi non si ha la possibilità, proprio per effetto del segreto industriale che viene invocato, ma anche della giurisdizione, della legislazione diversa, per la quale non si può conoscere fino in fondo come questa attività sia stata processata e decisa. E questo poi ritorna a quello che ho detto all'inizio, no? A quei principi di conoscenza, conoscibilità, non esclusività, che sono oggi poste come caposaldo delle decisioni della giurisprudenza. Ecco, io mi fermerei qui, sono alcune considerazioni che facciamo nel diritto amministrativo, ce ne sarebbero ovviamente altre ancora più sofisticate, però il panorama che ritengo di problemi e di impostazione della questione sia questo che vi ho esposto, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Andrea, è arrivato il momento di vedere la tematica dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, e quindi ora cedo la parola al professor Maurizio Lenzerini, ordinario ingegneria informatica e persona che si occupa di intelligenza artificiale da molti anni, e quindi potrà dirci come si affrontano questi problemi dal punto di vista tecnico, diciamo, dall'altra parte. No, io non potrò dirvi niente di questo, perché è troppo complicato il discorso, e devo dire non so bene nemmeno che cosa dirvi, nel senso che ho già sentito varie frasi che sostanzialmente implicano già una certa conoscenza, almeno nell'uditorio, di che cos'è l'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo, rispondere a questa domanda è praticamente impossibile, però vorrei inquadrare il problema di caratterizzare questa tecnologia, chiamiamola così, ma non è nemmeno una sola tecnologia, nel più ampio spettro della computer science, dell'informatica. Peraltro l'informatica stessa viene dalla matematica, viene dalla logica, viene dalla filosofia, quindi tutta questa costruzione di cui stiamo parlando in realtà ha radici lontanissime e ha delle diramazioni molto profonde e sofisticate. E mi sembra che spesso nella discussione, specialmente nella comunicazione, tutta questa cosa si appiattisca in una banalissima discussione sull'algoritmo, queste cose qua. Allora, no, ovviamente non possiamo fare la storia di tutto, però volevo dire due cose che forse possono chiarire alcuni aspetti. Noi iniziamo a insegnare l'informatica ai nostri studenti chiarendo che cos'è un algoritmo. Ma l'algoritmo, però, che diciamo, noi dobbiamo per forza partire da una nozione di algoritmo precisa, matematicamente ben definita. Allora, un algoritmo è prima di tutto la realizzazione di una specifica formale. Cioè, io so che cosa voglio prima di progettare un algoritmo. Tanto è vero che noi insegniamo ai nostri studenti che quando si programma, si produce del software, questo dovrebbe essere corretto. Il software è la realizzazione di un algoritmo. Per il momento possiamo pure dire che è l'algoritmo, non è importante. Ma alla fine è la realizzazione di una specifica. E la specifica noi la diamo in termini di problemi che hanno delle istanze. Il problema è una generica espressione del tipo: voglio ordinare una serie di documenti. L'algoritmo sarà il procedimento che realizza questa missione, e l'istanza è: adesso io ti do un insieme di documenti, eseguo l'algoritmo e quindi alla fine su quell'insieme particolare di documenti li avrò ordinati. Capite che questa è la definizione di algoritmo. Dopodiché c'è anche l'aggiunta che però
l'algoritmo deve terminare per ogni istanza, deve terminare per ogni istanza. Questo sembra una cavolata, poi vediamo che non lo è affatto, deve essere corretto per ogni istanza. E quindi per ogni, io devo dimostrare che per ogni istanza fa questa cosa. Allora, quando prima si diceva, così prendo meramente l'algoritmo, meramente deduttivo, ma meramente non è la parola giusta, perché l'algoritmo, per un software, per essere dimostrato corretto, dovrebbe avere una sua dimostrazione matematica. Anche l'algoritmo, come l'ho detto io, non sto ancora parlando di intelligenza artificiale. E già questo è un problema enorme, tanto è vero che si è dimostrato nel Novecento, un certo Gödel, o comunque non solo lui, ha dimostrato che non esistono algoritmi che possono dimostrare la correttezza di algoritmi. Okay? E noi adesso qui invece vogliamo risolvere il problemino di capire se un'intelligenza artificiale è etica o non è etica. Diciamo, questo è un problema enorme, già solo sugli algoritmi. Adesso, parlando di intelligenza artificiale invece, possiamo anche pensare che l'intelligenza artificiale va un pochino oltre il concetto che abbiamo adesso caratterizzato come algoritmo e come programmazione. Perché? Perché vuole costruire degli automi, perché sempre di automi si tratta, che ragionano. Quindi adesso il problema è non un problema qualunque, non vogliamo in generale risolvere un problema particolare specificato bene e poi eseguito sulle istanze. Vogliamo cogliere il concetto di ragionamento, per esempio, questo fu, come dire, una delle cose fondamentali della conferenza che ha dato inizio alla nostra disciplina. Voglio costruire un automa che ragiona come l'uomo. Quindi adesso il problema è salire di livello e dire: possiamo, invece di risolvere dei problemi, costruire una macchina che realizza il concetto di ragionamento? Questo adesso in due parole potrebbe essere una delle missioni fondamentali dell'intelligenza, non è la sola, ma io mi voglio concentrare su questo. Possiamo adesso quindi prendere una macchina di Turing, che è la realizzazione degli algoritmi anche nell'accezione di cui ho parlato finora, e costruirne una che invece realizza algoritmi di ragionamento, cioè realizza ragionamenti. Ovviamente ce ne sono, che adesso il problema è: cos'è un ragionamento? E anche qui si apre un mondo. Cos'è un ragionamento? Allora, come minimo, noi diciamo, la logica ci dice che esistono tre tipi di ragionamento, almeno tre fondamentali: uno deduttivo, uno induttivo e uno abduttivo. Allora, molto spesso l'intelligenza artificiale in questi ultimi anni è stata una sorta di lotta, di battaglia tra i primi due: ragionamento deduttivo e ragionamento induttivo. Cioè l'intelligenza artificiale si è dipanata in due, sostanzialmente in due discipline, sottodiscipline che si sono fatte la lotta in un certo senso, e che la storia dell'intelligenza artificiale si può vedere come una sorta di battaglia che continua tra queste due filoni. Uno, ragionamento deduttivo, mediamente basato sui concetti di simboli. Cioè io cerco di realizzare ragionamenti deduttivi alla Aristotele, cioè di logica formale, quindi la deduzione formale di logica iniziata da un certo signore che si chiamava Aristotele, e quindi cerco di rappresentare gli assiomi che sostanzialmente possono rappresentare la conoscenza che ho su un certo dominio in forma simbolica, e la mia macchina di Turing non è nient'altro che una manipolazione simbolica di questi simboli. Però ancora una volta entra in gioco adesso la correttezza. Che cos'è? Quando una macchina di Turing di questo tipo è corretta? Prima avevamo detto: è corretta se è coerente con la specifica. Adesso, quando è che è corretta quando tenta di simulare un ragionamento? Ci deve essere una cosa esterna al mio ragionamento, perché se devo giudicare se un ragionamento è corretto o no, non posso restare nel ragionamento stesso, deve esserci qualcosa
di più alto che mi dice se questo ragionamento è corretto, è ragionevole o no. E quindi c'è la nozione di correttezza e completezza dei sistemi deduttivi e il piccolo problemino di giudicare se la macchina di Turing che io ho costruito fa esattamente quello che doveva fare rispetto alla correttezza e alla completezza. Ok, questo è lo filone dell'approccio simbolico all'intelligenza artificiale, che penso di avere anche molto banalmente dipinto come una cosa che è fondata sul significato, ancora una volta. Così come era basato sul significato il concetto di algoritmo di cui ho parlato prima. Cioè io ho un problema che so specificare, che ha un significato, e il mio programma dovrebbe risolvere quel problema con quel significato. Ancora una volta, nel ragionamento deduttivo il significato è insito nei simboli e quindi la deduzione tenta di essere coerente con il significato. Ultimo filone, il ragionamento induttivo. Il ragionamento induttivo si è realizzato in realtà con l'approccio neuronale dell'intelligenza artificiale. E lì il significato non c'è. È inutile girarlo intorno, adesso semplifico, ma non c'è significato. È inutile cercare un significato nella rete neurale, non c'è, non è che non lo possiamo trovare, non c'è perché non ci sono i simboli e quindi non c'è spiegazione, perché il significato è la spiegazione dipende dal significato. Noi che insegniamo, tutti noi abbiamo insegnato qualcosa a qualcuno, se non altro ai nostri figli. Quando volevamo capire se il figlio aveva capito o no, cosa facevamo? Non è che dice, ho capito, noi andavamo a indagare se aveva capito, quindi basavamo la successiva interazione sul significato delle cose. Senza significato non possiamo capire cosa uno capisce o non capisce. Morale, il significato entra in gioco in tutte le tre cose che vi ho detto, l'algoritmo, il ragionamento deduttivo e induttivo, entra in gioco in maniera clamorosa. Il problema dell'intelligenza di adesso, di quello che la gente chiama intelligenza artificiale di adesso, perché non è così, è solo una parte. Quando si parla di algoritmo si parla semplicemente di una rete neurale e nessuno sa cosa fa. Va benissimo che possa certe volte comportarsi in maniera ragionevole rispetto al mio obiettivo, ma nessuno sa davvero cosa fa. Allora, non possiamo parlare di spiegazione. Quindi è inutile pensare al... Quindi finisco dicendo, se questo è il quadro, dove si piazza l'etica? Ma l'etica si deve piazzare sul significato delle cose. E quindi c'è un enorme problema. Ah, finisco dicendo, adesso mi contraddico in qualche modo, finisco dicendo che in realtà il concetto di spiegazione dovrebbe essere adattato anche nei ragionamenti, nei sistemi deduttivi. Cioè, se il mio sistema deduttivo trae una conclusione, perché io non gli posso chiedere perché? Ma anche lì c'è un problema enorme. Nessuno sa davvero come comunicare in maniera efficace e ragionevole le conclusioni di un ragionamento, di un sistema deduttivo. Non c'è solo nel ragionamento induttivo. Il concetto di spiegazione è un problema enorme anche nel ragionamento deduttivo. Perché? Perché semplicemente ora come ora si può dire io ho fatto questa deduzione perché ho fatto questa deduzione. Non c'è una grandissima cultura ancora e non ci sono strumenti teorici e tecnici ragionevoli per spiegare i ragionamenti deduttivi. E chiudo dicendo che non ci sono nemmeno tecnologie per spiegare gli algoritmi, i meri programmi. Cioè, come fai a spiegare perché un programma ha fatto quella certa cosa? Dovresti andare a vedere un ciclo probabilmente infinito o comunque in linea di principio infinito, se posso proprio solo 30 secondi. Il significato è importante quindi, no? Però il significato è importante anche nella vita di tutti i giorni. Io vi voglio leggere tre articoli a proposito di diritto, regolamenti, eccetera, di un concorso pubblico pubblicato da pochissimo. Articolo 4.1. Il concorso è articolato in una prova scritta, item, una prova orale, altro item, un altro item, un colloquio in lingua inglese. Articolo 7.2. La prova scritta è valutata fino ad un massimo di 60 punti. Articolo 7.7.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie tecniche e in un colloquio in lingua inglese. Articolo 7.9, la prova orale è valutata fino ad un massimo di 60 punti ed il colloquio in lingua inglese fino ad un massimo di 5 punti. Bene, arrivederci. Scusa Tiziana, solo perché del significato volevo capire se ho capito. Quando prima hai detto che noi vogliamo delle macchine che ragionano come l'uomo, io ci metterei che ragionano meglio dell'uomo, perché gli uomini spesso fanno dei ragionamenti che non sono, oppure che ragioni come l'uomo ideale. Quando si parlava Aristotele, perché noi vediamo in giro i ragionamenti umani, spesso sono una cosa invereconda, basta. Vabbè, era uno scherzo, però no, ci possiamo tornare, Allora, beh, perché... Abbiamo si peglia per poter continuare questi discorsi. Il nostro, ovviamente, il nostro professor Mori, che è filosofo, professore di filosofia morale, di fronte a questo discorso di Lenzerini sul significato, sull'etica, cioè, però non ti do la parola, Maurizio, perché ci abbiamo una successione dopo magari speriamo di avere tempo di fare un po' di dibattito. Io adesso però tornerei ai giuristi e in particolare al professor Punzi, che è anche lui professore ordinario dell'Università Luiss. Prego, accomodati qui, qua, dove vuoi, anche qui va benissimo. Grazie molte per l'invito, anzitutto la direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, questo l'ho imparato, grazie per l'ospitalità e ho memorizzato. Grazie naturalmente al preside e anche al presidente di Sipeia, al professor Mori, e all'autore del libro. In questa prima parte siamo chiamati a individuare i punti chiave. Io mi limiterò in pochi minuti a individuarne uno e a esporre brevemente gli appunti che ho raccolto in relazione a questo singolo punto critico, a mio avviso molto importante. Però mi devo scusare con voi, gli organizzatori già lo sanno, se devo allontanarmi appena possibile, perché mi scuso davvero con l'uditorio e con soprattutto i relatori che seguiranno, perché purtroppo nella nostra università c'è un ospite straniero invitato da me, le due cose si sono sovrapposte, però l'invito era prestigioso, dico quello che ho scritto a Giovanni, il libro, Sartore è un autore importante in questa materia e quindi io ho giurato che sarei arrivato alle 17.15 in Luiss e non arriverò. Arriverò dopo, spero di arrivare. Quindi mi scuso davvero con voi di questo, è una delle cose che quando accade nei seminari e convegni più mi dà fastidio e purtroppo stavolta la faccio io. Il punto che individuerei l'ho colto nel libro del professor Sartor nella parte sull'etica, che è al capitolo, poi le questioni relative al libro verranno discusse, poi tra l'altro le questioni di filosofia e il diritto le approfondirà Luisa Vitabile nella tavola rotonda, però io colgo questo spunto per dire le cose che ho pensato di raccogliere e di illustrarvi. Allora, nel capitolo 3.6.2, che è rubricato i principi, c'è una indicazione, due in realtà, a mio avviso importanti. Sartor in particolare cita due documenti,
IA for People e le linee guida per l'intelligenza artificiale affidabile o degna di fiducia, trustworthy, sono due documenti che utilizzano termini che mi hanno dato da pensare e quindi illustrerò brevemente che cosa ho pensato, condivido con voi queste riflessioni. Il primo presenta opportunità fornite dall'intelligenza artificiale, rischi, anzitutto in termini di abilitazione dell'autorealizzazione umana. Il secondo, emanato come sapete dal High Level Expert Group on Artificial Intelligence, indica una serie di principi, il primo dei quali è il rispetto per l'autonomia umana declinato nei termini seguenti. L'intelligenza artificiale non dovrebbe subordinare, coartare, ingannare, ma dovrebbe essere progettata per aumentare, integrare o rafforzare le abilità umane di tipo cognitivo, sociale o culturale. Aumentare le abilità umane di tipo cognitivo. Questo è un tema che mi ha dato da riflettere perché ho pensato di considerare che cosa significa progettare un'intelligenza artificiale che aumenta le abilità cognitive. Perché le deve aumentare? Beh, intanto le deve aumentare perché noi siamo animali difettivi, evidentemente non difettosi, e quindi il problema non è quello semplicemente di un potenziamento tecnologico come nei termini del transumanesimo, ma siamo animali che vivono con inquietudine il dialogo fra le intelligenze, perché la capacità computazionale dell'intelligenza artificiale evidentemente mette a nudo le difficoltà e le inerzie delle nostre capacità di elaborazione dei dati. E dunque siamo coinvolti in una riflessione che in qualche modo ci chiama in causa, e il dibattito, soprattutto nell'ambito delle scienze della decisione, aggrava la situazione nel momento in cui ci pone di fronte agli occhi la componente non razionale delle nostre decisioni, la componente emotiva, che è una componente che sembrerebbe, qualcuno dice, anche irrazionale, quindi esibisce la componente non governabile razionalmente del nostro decidere, per cui siamo abituati a appoggiarci alle nostre abitualità, anzi c'è una parte anche del nostro cervello che in qualche modo tende a trascinarci a ripetere le nostre abitualità, e quindi siamo tutt'altro che decisori razionali. Quindi da un lato, di fronte a un'intelligenza che elabora con una velocità imbarazzante, dall'altro, benché non umana, maggiormente informati sul modo in cui effettivamente noi decidiamo, ci troviamo, sì, convinti del fatto di essere animali emotivi e quindi in questa emotività noi troviamo anche il nucleo della nostra dignità, però questo non toglie che ci sentiamo a disagio. Dal punto di vista della filosofia del diritto, la questione, come sapete bene, come sanno bene soprattutto i colleghi giuristi, la elaboriamo dicendo, beh, ma c'è un contesto della scoperta, un contesto della giustificazione, nel contesto che poi la nozione, come sanno tutti quanti, era di Reichenbach, dal punto di vista della giustificazione cerchiamo di risalire, ricostruendo, benché ex post, con buona pace dei realisti americani, ricostruire un apparato motivazionale che in qualche modo esibisca delle ragioni del nostro decidere. Quando effettivamente abbiamo deciso distinto in un modo non persuasivo, smontiamo e rimontiamo sperabilmente la nostra decisione. Io però qui credo che il modo di
porci di fronte alla difettività della nostra intelligenza, al cospetto dell'intelligenza artificiale, debba essere un altro. Per questo è importante il punto segnalato da Sartor. Cioè, quando noi ci chiediamo, ma insomma, di questa nostra intelligenza emotiva, alla fin fine che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare che prima o poi possa diventare un po' la Kurzweil, diciamo, del tutto inutile, sostituibile, anzi tutto sommato una sovrastruttura, paradossalmente. Allora, io qui a questo proposito direi che l'esperienza giuridica insegna invece che con umiltà si debba pensare a una codeterminazione, ci si debba avviare verso l'idea di una codeterminazione tra l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale, nella quale in qualche modo l'intelligenza artificiale non colmi la nostra difettività, ma la esalti, ne esalti la specificità, ponendosi in dialogo, se il termine può essere utilizzato in questo contesto, e eventualmente anche sorvegliando, ma sorvegliando non evidentemente nel senso di Foucault, ma nel senso di rappresentandoci davanti agli occhi gli errori che anche emotivamente commettiamo e chiedendoci se veramente vogliamo commetterli, cioè chiamandoci alla responsabilità, quindi tutt'altro che disumanizzandoci, ma rendendoci avvertiti di ciò che stiamo facendo, che poi ciò che, visto che il lascito della cultura moderna è innanzitutto l'autocoscienza, in qualche modo mettendoci nelle condizioni di assumerci la responsabilità di ciò che stiamo facendo e del modo in cui stiamo decidendo. E in questo senso il dialogo fra l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale ci deve inquietare perché ci mette in questione, ma come tutte le interrogazioni chiama la responsabilità per far sì che noi, piuttosto che fingere di essere qualcosa di diverso rispetto a quello che siamo, piuttosto che chiuderci conservativamente anche con ottimi, bellissimi argomenti antropocentrici, rivendicando la priorità ontologica dell'uomo, ma certo che è così, chiaro, lo sentiamo tutti, no? Detto questo, però, non abbiamo risolto il problema del fatto che, specie nella complessità, l'intelligenza artificiale ci aiuta a risolvere problemi che altrimenti noi non potremmo neanche impostare. Ma se è vero questo, il dialogo, per questo credo che possa esaltare la nostra specificità nella misura in cui ci aiuta a orientarci nella complessità. Raccogliendo la lezione, in questo l'esperienza giuridica credo che dia indicazioni dell'età dell'incertezza, cioè non fingendo attraverso l'intelligenza artificiale di poter restituire la certezza illuministica rideclinata nei termini della nuova età digitale, tutt'altro, proprio l'opposto invece, farci carico della insuperabile incertezza in questo caso e quindi della non predittibilità della o predicibilità della decisione, sia in termini statistici, come si diceva prima, quindi nei termini di una giustizia predittiva, ma neanche nel senso di un deferimento della decisione a un'intelligenza che, siccome elabora dati molto più velocemente, allora arriva alla soluzione. Ma questo non è utile, anche economicamente non è utile. E allora in che senso noi possiamo lavorare nel senso e ragionare nel senso della codeterminazione? Nel senso, credo, di pensare che, per esempio nell'esperienza giuridica, l'intelligenza artificiale possa essere un supporto, certamente, diciamo, come si dice oggi, banalmente per decidere delle cause seriali, ma perché no? Non c'è nulla di scandaloso. Il problema è se il lavorare con l'intelligenza artificiale frena la capacità, che è anche creativa, di trovare la giusta soluzione o anche il giusto contemperamento degli interessi, la giusta considerazione dell'interesse del minore, nel caso che invece richiede una ponderazione di valori o una valutazione, per esempio un'attribuzione di significato a un testo nel quadro di principi o nel quadro, per esempio, dei più recenti orientamenti, non so, della Corte di Giustizia. Allora, in questo, riconoscere la difficoltà di superare il problema dell'incertezza può essere la premessa invece per accogliere la sfida dell'intelligenza artificiale, riconoscendo che si sta aprendo
e si è anzi aperta una nuova era dell'intelligenza nella quale l'uomo non è affatto condannato all'emarginazione, è condannato a essere se stesso, a scegliere se stesso per come è, ma al tempo stesso per rispondere alla chiamata alla responsabilità. Perché in fondo, se noi ipotizziamo una intelligenza artificiale che non mi sostituisca nel decidere, ma mi mette in condizione di non perdere un precedente, fosse anche una giurisprudenza minoritaria che però potrebbe essere ignorato, potrebbe essere, o magari non è minoritaria, o che magari è quella sulla base della quale poi la parte soccombente impugna la sentenza e mi fa fare la figura di quello che si è dimenticato una parte dei precedenti. Mi supporta dal punto di vista informativo, ma anche mi mette in condizione di orientarmi in uno scenario, pensate anche allo spazio visivo dei videogiochi o del metaverso, nel quale io evidentemente devo seguire un percorso, che è un percorso nel quale devo fare delle scelte e sarò sempre, nel caso del giudicante, chiamato a fare delle scelte. E ove, anche ove, volessi assumere una decisione in controtendenza e quindi, per esempio, interrompere un orientamento consolidato nella giurisprudenza, ho la possibilità di, appunto, assumermi la decisione, chiarire qual è il quadro dei precedenti e dare evidenza alla, appunto, umanità della decisione, motivando e però basandomi su un supporto informativo completo e non lacunoso. In questo senso io credo che quell'aumento, quel contributo ad abilitare e a potenziare le capacità umane come capacità anche di soluzioni di problemi, sia proprio la sfida che siamo chiamati a raccogliere, senza paura, senza necessità di soluzioni regressive, ma senza neanche però pensare che tutti i problemi possano essere facilmente risolti. Vi ringrazio molto. Grazie. E adesso, per, diciamo, chiudere in bellezza questa prima parte, abbiamo il piacere di avere con noi il già procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, che con la sua esperienza, alla luce della sua esperienza, ci aspettiamo che tiri anche le fila di questa prima parte del convegno. Prego. Grazie e scusatemi per qualche minuto di ritardo, non è mia abitudine. Ecco, io vi ringrazio davvero, in particolare ringrazio la professoressa Catarci per questa opportunità, perché non è facile scambiare opinioni con esperienze diverse. È quello che in realtà abbiamo cercato di fare prima in Procura Generale, con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, la prima volta che questo si verifica, nell'ambito di quello che noi chiamiamo l'articolo 6, cioè la possibilità che la Procura Generale della Cassazione, che non è un organo gerarchico, un vertice della magistratura, ma ha alcune funzioni, alcuni ruoli, possa dare delle indicazioni, quelli che noi chiamiamo gli orientamenti per distinguerli dalle direttive, anche su come avvicinarsi a questa materia estremamente complessa. E poi è continuato questo lavoro anche nella Fondazione Occorso e in altre sedi. Abbiamo sempre avuto il sostegno della dottoressa Ciardi, sia prima come direttore della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, adesso nell'Autorità Nazionale per la Cyber Security, anche insieme al professor Baldoni, che anche lui ci ha sempre assistiti, così come il professor Nardi, perché noi non abbiamo, come giurisdizione, come persone che lavorano nella giurisdizione, non abbiamo le competenze necessarie per affrontare questo tema. Abbiamo capito con una certa difficoltà che vi sono aspetti talmente diversi tra di loro, dalla possibilità di utilizzare questi strumenti ai fini di miglioramento delle prestazioni giudiziarie, come si diceva precedenza, anzi l'esempio è molto chiaro, quello della dottoressa Ciardi. Non basta
mettere a disposizione un certo numero anche enorme di sentenze, quello che viene fatto dall'intelligenza artificiale è la capacità di comprenderne gli aspetti essenziali e di indicare una soluzione che non è meramente, non una soluzione, ipotesi di soluzione che non sono meramente la somma aritmetica di quello che viene messo a disposizione, che non sostituirà, o almeno non nelle prospettazioni di cui si discute, il ruolo del giudice o degli altri soggetti del processo, ma mette a disposizione uno strumento anche questo probabilistico nell'esito, nel senso che ti dirà: tu hai 50%, il 30%, il 50%, il 70%. Non c'è nulla da interrompere. Verifica che il tuo grazie, disposizione... Sì, un attimo, perché questa è vera intelligenza. Sì. Ecco. E quindi dicevo, vabbè, chiudo qui perché ho due altri argomenti che sono invece quelli che mi interessa di più rappresentarvi, che se vi siete interessati a conoscerli, a conoscere il pensiero che non è solo mio, ma di questa elaborazione in maniera più dettagliata, sono pubblicati sul Sistema Penale, che ha pubblicato la relazione che è stata fatta da me qualche giorno fa in occasione della inaugurazione dell'anno accademico della scuola di polizia, che hanno voluto proprio questo tema specifico. Sono due le questioni che mi interessava porre oggi alla vostra attenzione. La prima è quella che nella sterminata ormai area di interesse anche dal punto di vista giudiziario sulla intelligenza artificiale nelle sue varie espressioni vi è una nicchia che è poco esaminata. La nicchia è come l'impiego di queste tecnologie modifica la struttura del reato, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo. Dal punto di vista oggettivo vi posso fare l'esempio della manipolazione del mercato. Una manipolazione del mercato compiuta con strumenti informatici anche avanzati non ha la stessa possibilità di penetrazione e soprattutto di resistenza rispetto alle contromisure di una manipolazione del mercato che opera attraverso una capacità di analisi e di immediata risposta rispetto alle contromisure che vengono adottate. Ha potenzialità che sono devastanti per il mercato, tanto che già sono state adottate alcune misure finalizzate a limitare i danni, per esempio quello dell'ampliamento dei tempi di latenza nelle operazioni, perché il problema principale è che questi strumenti, soprattutto quando diventeranno effettivamente operativi, strumenti che hanno, non vorrei dire stupidaggini, ma insomma non solo un'enorme capacità di calcolo, ma soprattutto una capacità di utilizzare come il quantum computing delle logiche che sono logiche non prevedibili in nessuno dei suoi aspetti, la difficoltà di contrastare queste rapidissime operazioni sarà enorme. E questo è un esempio che adesso stiamo esaminando sotto il profilo della disinformazione politica, che abbiamo chiamato non a caso in questo lavoro seminariale manipolazione del mercato politico, per le similianze che vi sono tra la manipolazione del mercato finanziario e la manipolazione del mercato politico attraverso la disinformazione. Disinformazione che ha una componente tecnica, nel senso che non è semplicemente la diffusione di notizie false, non è per intenderci la fake news, ma è una strategia complessa che si avvale di strumenti antichi e nuovi, quindi molto difficile anche da individuare e soprattutto da punire, non solo per la difficoltà di individuare il concetto di verità, ma soprattutto per la difficoltà del problema della attribuzione. Veniamo così al secondo problema, ma prima chiudo il primo sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. Proprio per le cose che sono state dette in maniera così chiara dal professor Lezzerini circa la logica che viene impiegata, è evidente che il problema è diverso da quello della mera responsabilità
del soggetto che costruisce l'algoritmo. L'algoritmo che è finalizzato a ottenere un risultato, ma il risultato che si ottiene non è necessariamente il risultato previsto, e non solo per errori progettuali, il che ci riporterebbe a un profilo di responsabilità della società del rischio, ma soprattutto perché la logica è diversa e non è prevedibile. Allora si pone un problema etico e giuridico relativo alla possibilità di individuare responsabilità penale rispetto a un risultato che non è stato previsto, e pone in questo senso il tema della responsabilità della macchina, non nel senso della responsabilità penale sostitutiva, ma nel senso di una effettiva responsabilità che non risponde al creatore. Tra l'altro questo diventa estremamente complesso dal punto di vista del riconoscimento delle logiche, anche in cose che sperimentiamo adesso, senza accorgercene. Pensate al tema che pure è stato posto dalla dottoressa Ciardi dell'automobile a guida autonoma. Ma l'automobile a guida autonoma non è un'entità isolata. Quello che cambia radicalmente rispetto al soggetto guidatore umano è che il soggetto macchina è interconnesso continuamente con una rete di altri soggetti intelligenti, nella stessa maniera in cui lo è la macchina, che determinano logiche di reazione che sono completamente diverse da quelle dell'essere umano. La macchina che sta su di una strada che è una strada in sé attiva, interattiva, che si trova di fronte a un segnale che è interattivo, rispetto al quale ci sono altre macchine che sono interattive, che è guidato da un satellite che controlla tutto quello che avviene, opera secondo una logica di prevedibilità che è diversa dal soggetto umano che ha orecchie e occhi e una certa capacità di reazione. Quindi questo ci porterà a problemi ulteriori in cui la logica, l'esempio etico del dilemma del carrello diventa molto difficile, ancora più difficilmente gestibile. Quindi sfide interessantissime che in parte sono state già esplorate ampiamente, in parte a mio parere ancora no, perché ancora non si è esaminato, e questo è quello che voleva fare la Procura Generale, adesso stiamo continuando a fare con la Fondazione Occorsio, esplorare come la trasformazione degli elementi strutturali del reato, per quello che ho detto, incidono poi sugli aspetti della responsabilità, se è necessario un approccio anche diverso alla responsabilità. Ma dicevo prima, questo ci porta al tema dell'attribuzione. Il tema dell'attribuzione vuol dire che tu devi potere, secondo la logica della responsabilità penale personale, devi poter ricostruire la catena delle azioni indietro fino al soggetto attore responsabile. Tutto questo nell'ambiente di cui stiamo parlando avviene in uno spazio che è un ircocervo, non corrispondente a nessuno degli spazi che noi conosciamo. Non è lo spazio terrestre, non è lo spazio aereo in senso dello spazio vicino, non è lo spazio lontano, non è il mare, non è l'alto mare. Ha un po' alcune di queste caratteristiche, perché è costituito insieme da elementi materiali e elementi immateriali. Quando ero alla Procura della Repubblica di Catania, per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, o meglio dei trafficanti, abbiamo elaborato una interpretazione delle norme in materia, partendo dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato e al suo protocollo aggiuntivo contro il traffico di esseri umani e di migranti, abbiamo elaborato una impostazione giuridica che ha retto non solo di fronte alla Cassazione, ma poi anche nel contesto internazionale, che è significativo, secondo il quale noi abbiamo potuto esercitare la giurisdizione, non solo affermarla, perché affermarla è facile, basta dire io esercito la giurisdizione e nessuno mi può dire niente. Affermarla
doveva fermarla, lo puoi dire, ma esercitare, nel senso eseguire atti autoritativi in un ambiente che non è quello territoriale tuo, comporta che tu devi avere dei criteri riconosciuti a livello internazionale, perché altrimenti commetti un abuso. Tant'è vero che nello spazio virtuale un procuratore della Repubblica di Roma e degli ufficiali della Polizia Postale sono stati perseguiti da altri magistrati e da altre forze di polizia per avere esercitato la giurisdizione in un altro Stato. Quindi, come vedete, non sono questioni di lana caprina, o sono questioni che vogliono dire cose quotidiane. Allora, noi abbiamo costruito, mettendo insieme Montego Bay, la disciplina delle zone di soccorso, l'obbligo di soccorso in mare e soprattutto la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, la possibilità di esercitare anche a 200 miglia dalla costa i poteri coercitivi dello Stato quando ricorrevano a determinate condizioni. Ebbene, questa impostazione abbiamo provato ad attuarla anche nello spazio virtuale, non funziona, proprio perché vi è un misto di materialità e di immaterialità. Questo problema viene ora affrontato dalle Nazioni Unite nel tentativo di raggiungere una concezione unitaria di spazio virtuale, sul quale non vi è assolutamente nessun accordo. Non vi è accordo perché vi sono paesi come i paesi europei che ritengono che nello spazio virtuale si applichi il diritto pubblico internazionale e anche il diritto umanitario internazionale. Altri che hanno invece una concezione strettamente proprietaria dello spazio e quindi, come gli Stati Uniti, ma d'altra parte anche la Russia e altri, che affermano contemporaneamente gli Stati Uniti nel senso della totale libertà, invece Russia e Cina nel senso opposto. Quindi vi sono concezioni diverse che determinano problemi molto seri anche nell'attribuzione, non solo dal punto di vista penale ma anche dal punto di vista del diritto internazionale, perché nel diritto internazionale i poteri degli stati che esistono di reazione rispetto alle attività intrusive nella sovranità di uno Stato da parte di un altro Stato hanno come presupposto l'attribuzione, ma per fare l'attribuzione tu devi risalire alla catena delle azioni, il che, per le ragioni ancora una volta che ci spiegava molto bene il professor Lenzerini, è estremamente difficile e comunque richiede tempi brevissimi che non sono nemmeno misurabili, il che vuol dire che non sono compatibili con la cooperazione giudiziaria internazionale. La Convenzione di Budapest ha cercato di risolvere questo problema con il secondo protocollo aggiuntivo che attualmente è aperto alla firma, ma è un problema non risolvibile da questo punto di vista con lo strumento individuato, che è quello delle strade, delle squadre comuni permanenti. Ciò che è indispensabile è che si raggiunga attraverso il raggiungimento dell'accordo su un concetto unico di spazio, o comunque in alcuni settori particolarmente rilevanti, come è stato per il terrorismo, prima che si arrivasse ad una condivisione del concetto di terrorismo, si è passata attraverso una serie di convenzioni specifiche che hanno comunque consentito di azionare una serie di strumenti di collaborazione. Ebbene, quello che è necessario è avere un consenso preventivo degli stati, salvo ratifica, gli strumenti si possono trovare, perché sia possibile, quando possibile, seguire a ritroso. Sì, ancora una volta io cito il professor Lenzerini, perché non è facile per me non solo esprimermi ma anche comprendere fino in fondo i meccanismi dell'intelligenza artificiale. Quindi non sempre è possibile, perché le logiche appunto non lasciano traccia di questo. Finisco prima che si alzi la professoressa, che ho capito che poi io vorrei vedere che succede dopo che si è alzata. Quindi sappiamo che al 15° minuto si alza, ma non sappiamo che succede al 16° minuto, quindi è meglio evitare qualunque. Vi do soltanto, ci tengo a questa, concludere in questo, perché l'intelligenza artificiale, insomma, io ho compreso che
leggendo per esempio il Global Trends del National Intelligence Council fino al 2040, che è considerata una delle maggiori sfide e minacce, parte nello schema che non vi posso fare vedere ma che si può trovare, il momento in cui schizza questa minaccia, che parte addirittura negli anni 70 con l'autopilota, pensate, e poi piano piano arriva fino alla veicolo a guida autonoma, schizza esattamente nel 2022, schizza verso due ipotesi di intelligenza artificiale che viene definita umana, ma non nel senso che sia paragonabile a quella umana, perché questo è un errore clamoroso pensare che debba essere uguale, può essere completamente diversa, solo che non è più un'intelligenza limitata alla reazione della macchina ad un input, e che può portare a qualcosa che noi non conosciamo e nemmeno riusciamo a immaginare adesso. Io ho voluto, sempre in questo lavoro che troverete, rappresentare questa situazione così. Questa era l'immagine che accompagnava, vedete, una mano meccanica che spegne una candela. È l'immagine che accompagnava una illustrazione di un'intelligenza che si sviluppa verso l'intelligenza umana. Io non credo che sia questa l'immagine che può davvero dare il senso, perché questo a noi ci dice ben poco, a noi che viviamo nel 2000. Forse lo diceva chi viveva nel 1800. A noi questa è un'operazione meccanica, assolutamente facile, viene fatta ogni giorno da qualunque macchina, non necessariamente di intelligenza artificiale. Questa è invece un'immagine vera, è una mano meccanica che spegne una sigaretta. Questo è per noi il vero passaggio, perché la sigaretta per noi adesso ha un significato emozionale. Vuol dire che la macchina ha fatto qualcosa di piacevole e adesso si fuma la sigaretta, oppure è nervosa e si fuma la sigaretta. Questo è il vero passaggio, è il passaggio che noi non sappiamo come andrà, come avverrà, con quali... Grazie al dottor Salvi, è molto interessante, devo dire. E adesso siamo pronti per la seconda parte e quindi io inviterei sul palco il professor Sartor, che nel presentare il suo libro ci darà molte risposte, Giovanni, sulle tutte le questioni che sono emerse, dopodiché i cossidetti discussant del libro, la professoressa Avitabile di Sapienza. Luisa, prego, prendete posto perché siamo in modalità più tavola rotonda, quindi anch'io lascio il mio posto, prego. Professoressa Avitabile è professoressa di filosofia del diritto, quindi qui tra filosofi e giuristi è perfettamente nel centro, direi. Poi dottor Corasaniti, anche lui già a Corte di Cassazione, già magistrato di Corte di Cassazione, al posto della professoressa Crispini, che era filosofa morale, che è una filosofa morale, l'Università di Calabria non è potuta venire. Abbiamo il nostro Maurizio Mori, anche lui non solo filosofo morale ma presidente di Sipeia. Professor Merialdo, Paolo Merialdo, ingegnere informatico, anche qui ci mettiamo una componente informatica di Roma 3. E il professor Zeno Zenkovic, sempre di Roma 3, ma giurista. Prego. Allora, a questo punto io lascio la parola a Giovanni per iniziare la presentazione del libro. Mi siedo anch'io e Giovanni, ti chiedo di stare nei tempi, sì, quarto d'ora, insomma. No, non lo devo toccare, infatti.
Allora, sarò brevissimo per lasciare spazio alla discussione. Vorrei innanzitutto ringraziare chi mi ha preceduto. Nelle relazioni precedenti sono emersi tanti aspetti interessanti di cui anch'io mi sono modestamente occupato in passato, dal tema della responsabilità e della possibilità di discriminazione, a quello di veicoli autonomi, a quello della possibilità di attribuire stati mentali, stati intenzionali a sistemi automatici. Però mi limito, ma casomai poi se il discorso emerge successivamente sarò in far piacere cercare di esprimere la mia idea a riguardo. Mi limito a presentare molto brevemente il libro spiegando la motivazione perché mi è venuto in mente di produrre questo piccolo testo e elencando i temi che mi è parso opportuno trattare per affrontare il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto. Quindi il volume ha uno scopo, diciamo così, modesto: fornire al giurista una mappa che gli consenta di avventurarsi, diciamo così, nella foresta dell'intelligenza artificiale. È una mappa molto astratta perché il mondo dell'intelligenza artificiale è molto ricco, come si diceva, non è diciamo foresta, ma non è un bosco di abeti ordinato in Alto Adige, è proprio una foresta tropicale in cui accade di tutto, ci sono tantissime, una foresta lussureggiante con tantissime realizzazioni, una diversa dall'altra, come si diceva precedentemente, non è una disciplina ordinata. L'intelligenza artificiale nasce dalla informatica, ma dalla matematica, dalla filosofia, dalla linguistica, è una scienza che si è data anche dei fondamenti teorici, acquisendoli anche da altre discipline. Quindi non approfondisco il tema. Io mi occupo di intelligenza artificiale e diritto da parecchi anni, già nella tesi di dottorato affrontai questo tema, e da allora tante cose sono cambiate. Quando io ero più giovane, occuparsi di questi temi era una bizzarria, una passione strana, al limite dell'ecito. Adesso invece è diventato un interesse che ci accomuna tutti, e il giurista così spesso è perplesso: da un lato ha paura di avventurarsi in un settore nuovo, d'altro lato talvolta c'è anche la presunzione di conoscere già o di avere in qualche modo una conoscenza diversa e superiore su un tema così complesso. Quindi il mio volumetto ha lo scopo di fornire al giurista alcuni elementi di base che consentano di guardare l'intelligenza artificiale e di affrontare con una certa consapevolezza almeno alcuni dei problemi. Poi sono necessari approfondimenti, perché per affrontare anche dal punto di vista giuridico alcune tematiche collegate all'intelligenza artificiale, come quella della responsabilità o della discriminazione, è necessario approfondire notevolmente la conoscenza delle tecnologie, e questa è un po' una sfida per noi giuristi. Dico qualcosa sulla struttura del volume e perché l'ho voluto costruire in questo modo. Il primo capitolo del volume cerca di introdurre il concetto di intelligenza artificiale, una disciplina come voi sapete, come dicevo anch'io prima, ma come diceva ad esempio il professor Lenzerini, una disciplina difficile da catturare, che si presenta in tante forme diverse. C'era un famoso giudice che disse che nel caso dell'oscenità, della pornografia, non c'ho un concetto, però la riconosco quando la vedo. Ecco, forse anche rispetto all'intelligenza artificiale si può dire qualcosa del genere. Abbiamo questo insieme, disparato di metodi e di tecniche. Oggi anche noi giuristi, peraltro, dobbiamo cercare di definire che cos'è l'intelligenza artificiale, perché abbiamo delle norme che si applicheranno una volta che il regolamento europeo
europeo sarà approvato, ai sistemi di intelligenza artificiale, quindi abbiamo la necessità di cercare di circoscrivere l'ambito di questi sistemi, e questa è una prima operazione che cerco in qualche misura di fare nel primo capitolo. Poi nel secondo capitolo del volume invece io approfondisco le tecnologie e riprendendo fondamentalmente la distinzione proposta tra enunciata che il professor Angelici, la distinzione tra la rappresentazione della conoscenza, sistemi simbolici che riproducono il ragionamento e sistemi invece che si occupano dell'apprendimento automatico, e qui accanto ad alcuni indirizzi simbolici, però sicuramente il modello prevalente è quello dei modelli neuronali, quindi in cui si opera a livello subsimbolico mediante delle complesse, diciamo, operazioni matematiche grazie alle quali il sistema si adatta all'esperienza o ai dati che gli vengono forniti per addestrarlo. Poi sono passato nel volume ad esaminare opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, e abbiamo quindi alcune delle tematiche che sono già emerse nell'ambito dei precedenti interventi. Il collegamento tra intelligenza artificiale e grandi masse di dati, i cosiddetti big data, la sorveglianza, la raccolta massiccia di dati, il tema della profilazione e della manipolazione del comportamento. E di qui passiamo al tema dell'etica, e poi del diritto, perché il riferimento all'etica ci conduce necessariamente, se vogliamo che una disciplina dell'intelligenza artificiale sia efficace, al tema delle norme che così istituzionalizzate, cioè al tema del diritto. Infine, diciamo, nell'ultimo capitolo del volume ho affrontato il tema, anche questo accennato in alcuni degli interventi di oggi, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale al diritto, e quindi seguendo i due filoni, da un lato i sistemi, diciamo, basati su una rappresentazione simbolica della conoscenza, e qui abbiamo il tema del sistemi che applicano regole e sistemi che propongono argomenti, e poi dall'altro lato i sistemi che usano tecnologie per l'apprendimento automatico, in particolare quelli che utilizzano sistemi basati sull'elaborazione del linguaggio naturale mediante tecniche riconducibili ad approcci così, diciamo, neurali, neuronali o comunque non simbolici. E infine il tema della giustizia predittiva. Ha senso predire l'esito della decisioni in ambito giuridico, sia amministrativo che giudiziario, qual è l'obiettivo che ci si propone e in che misura questo obiettivo può essere realizzato con le tecnologie di oggi. Anche qui il mio invito così è a essere consapevoli dei limiti di quanto si riesce a fare. Ricordiamo che nell'ambito dell'intelligenza artificiale il concetto di predizione è un concetto molto ampio che comprende qualsiasi situazione in cui si riesca a estrarre fondamentalmente dei dati nuovi da dati di cui già si dispone, quindi anche la ricerca di informazione, la produzione di sommari, la estrazione di parole chiavi rientrano nell'ambito in qualche modo della predizione, l'estrazione di argomenti o frammenti di testo rilevanti per un certo rispetto ad un certo problema. Il tema anticipazione dell'esito di una decisione giudiziaria ha dei profili diversi per i clienti della giustizia, per i cittadini e per i loro difensori, che possono avere un interesse appunto ad anticipare l'esito della decisione, e per il giudice invece che la decisione la deve dare. Ecco, ma io mi fermo qui e una volta così introdotto il tema del volume, appunto, che si occupa, come dicevo, non di dare delle risposte ma di esplorare questo settore così ampio dell'interazione tra intelligenza artificiale e diritto, sono lieto, insomma, di cedere il microfono a chi vorrà commentare il mio testo. Grazie molte.
Cominciamo con Luisa Vitabile. Allora, grazie alla professoressa Catarci per avermi invitata, grazie al professor Mori, grazie all'amico e collega Giovanni Sartore, al preside della facoltà per l'ospitalità. Nel panorama generale dell'informatica giuridica, certamente un'espressione come quella condensata nelle pagine di Sartore mancava, soprattutto per chi si avvicina da un punto di vista giuridico, diciamo teorico generale del diritto. Si tratta, come diceva Giovanni, di ambientare anche il concetto di intelligenza artificiale, un concetto complesso, certamente per i giuristi è anche un concetto articolato, difficile, che sfugge, perché il giurista è abituato più a qualcosa che rinvia da una parte ai principi e dall'altra alle fattispecie concrete, quindi fattispecie astratte, sì, generali astratte, come dice nel libro Giovanni, anche l'ordinamento giuridico è un sistema predittivo, da una parte fattispecie generali astratte, dall'altra poi la concretezza della vita reale. Che cos'è l'intelligenza? È così difficile già parlare di intelligenza umana, figuriamoci poi cercare di comprendere l'intelligenza artificiale, tant'è che Giovanni lo radica all'interno delle varie dimensioni, per esempio quella economica, quella filosofica, quella della linguistica, quella della psicologia. Certo, l'intelligenza umana ha questo, è all'interno di un corpo umano, quindi le connessioni sono con tutto un complesso di microsistemi del corpo umano. L'intelligenza artificiale al di fuori del corpo umano, però, che ha invaso, cioè siamo in una dimensione dove l'artificialità dell'intelligenza è stata pervasiva. Le responsabilità del giurista in questo senso sono tante. Non si tratta semplicemente di discutere di norme tecniche da applicare volta per volta a fattispecie concrete. Qui si tratta di altro, e lo evidenzia Giovanni quando parla dei rischi della intelligenza artificiale, delle opportunità, è innegabile che ci siano delle opportunità, e poi dall'altra parte di questa cornice etico-giuridica che dovrebbe in qualche modo dare delle soluzioni. Soluzioni però a cosa? Perché anche questo è il punto di vista. Partire da dove per dare quali soluzioni? Quali sono i conflitti che si pongono? Innanzitutto vediamo quali sono, secondo Giovanni, le nuove opportunità. La tecnologia dell'intelligenza artificiale applicata ai big data può dare grandi benefici. L'accesso alle informazioni, l'accresciuta generazione e più ampia distribuzione della conoscenza, riduzione dei costi, maggiore produttività e creazione di valore, nuove opportunità di lavoro creativo e ben pagato, servizi pubblici e privati personalizzati, che tengano conto delle esigenze di tutti quelli che vengono profilati, di tutti quelli che navigano o che utilizzano l'intelligenza artificiale. I progressi sono tanti, soprattutto nel campo medico. Noi non possiamo non tener presente che l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo medico è arrivata ad una certezza, anche ad una precisione diagnostica che certamente avvantaggia tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare con questa certezza e precisione diagnostica. Allora, le sfide, dice Giovanni, del futuro nel mondo del lavoro, soprattutto nel mondo del lavoro, perché poi quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale? Che venga sostituito il lavoro umano con un lavoro, come dire, ecco, meccanico non si può dire, anche perché noi giuristi basta che utilizziamo una parola in un ambito diverso da quello che è giuridico e già questa parola è diventata vecchia, è obsoleta, quindi c'è una dromocrazia
tale che porta ognuno di noi a sentirsi inadeguato, ognuno di noi che ha a che fare con un panorama culturale e giuridico come quello del diritto, che si avvale da una parte dell'ermeneutica giuridica, che certo non è né dromocratica né, diciamo, né va per settori precostituiti, dinamiche predittive. E l'ermeneutica giuridica si avvale di ragionamenti, molte volte sono anche ragionamenti che portano alla concretezza e anche alla non concretezza dei diritti umani, i principi che non sono principi, molte volte si tratta di principi non codificati, e i principi generali che sono codificati. Allora, quali sono i rischi? Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale comporta gravi rischi per gli individui, cito testualmente, per i gruppi e l'intera società. I sistemi di intelligenza artificiale, i dati da essi utilizzati, possono offrire nuove occasioni per attività illegali, per esempio, possono essere oggetto di attacchi o possono essere strumenti per commettere atti criminali. Rischi per il lavoro. La sostituzione di sistemi intelligenti al lavoro umano può svalutare il lavoro di chi è stato rimpiazzato dalle macchine. Molti rischiano di perdere la cosiddetta corsa contro le macchine e quindi di perdere il proprio lavoro. I lavoratori interessati possono essere colpiti da povertà ed emarginazione, perdere la fiducia in se stessi. Questo comporta di ricostituire ciò che è patrimonio del discorso sul diritto, la dignità della persona, la dignità dei soggetti, la dignità dei lavoratori. Quindi l'esigenza di garantire una vita dignitosa anche a chi abbia perso il proprio lavoro in seguito all'automazione. Rischi, ma anche costi per questa società complessa e democratica. Infine, l'intelligenza artificiale, consentendo alle grandi imprese digitali di ottenere enormi profitti con forza di lavoro limitata, concentra la ricchezza in chi investe in tali imprese, fino a creare dei monopoli che sono insormontabili, protocolli tra monopoli, che certamente determinano la vita dei singoli individui. Basti pensare semplicemente al principio di uguaglianza che il giurista incontra quotidianamente e che poi trasforma nella declinazione delle fattispecie concrete in principio di equità. Non ho una piattaforma, non sono libero di strutturare una piattaforma, perché ingenti sono i capitali da investire in una piattaforma. Allo stesso tempo però faccio parte di una piattaforma, sono uguale insieme a tutti gli altri utenti. Il principio di uguaglianza è rispettato nell'uniformità. Si ingenera, proprio come il libro di Giovanni, che trascina verso la lettura, anche l'intelligenza artificiale trascina verso una esecuzione lenta, abitudinaria. Tutti navighiamo, tutti siamo uguali agli altri, e però non siamo uguali. C'è un criterio di sproporzione determinato proprio da chi detiene il monopolio delle piattaforme. Anche la questione delle piattaforme. Che tipo di piattaforme sono? Sono pubbliche o sono private queste piattaforme? Noi ci appoggiamo a delle piattaforme. Google è una piattaforma, intelligenza artificiale. Che cos'è Google? Eppure noi, solo noi come Sapienza, ci appoggiamo ad una piattaforma, non uso, non voglio utilizzare termini classici, pubblica, privata, dove riversiamo costantemente tutti i nostri dati, sensibili, non sensibili, quelli pubblici, quelli anche quelli che involontariamente digitiamo, anche al di fuori delle attività illegali, come vedete. Si pongono dei problemi. Il problema che pone Giovanni è anche il problema della crisi della democrazia. Crisi della democrazia che si manifesta nella profilazione e dunque anche nella manipolazione del consenso.
verso una parte, verso l'altra, e nella capacità di interferire dell'intelligenza artificiale nei comportamenti degli individui attraverso la profilazione, sino a danno della privacy. Cosa significa danno della privacy? Semplicemente che sono violati i miei dati sensibili, che i dati sensibili sono posti a disposizione di tutti. Questo naturalmente porta proprio attraverso la lettura del libro di Giovanni ad alcune, è finito, eh? Ad alcune domande che rivolgo a Giovanni, sia sulla questione del giurista e quindi di questa bella cornice etico-giuridica che Giovanni discute in modo approfondito e capillare. L'etica non ha nulla a che vedere con il diritto. Per avere un'etica è necessaria una disposizione di gruppo, non ha nulla a che vedere nel senso che ha rapporti certamente profondi e pervasivi con il diritto, però allo stesso tempo il diritto è istituito, l'etica non è istituita, le norme sono concretizzate, c'è un legislatore, c'è un giudice, c'è una forza pubblica. Nel caso delle norme etiche tutta questa cornice istituzionalizzata non c'è. Allora mi chiedo, Giovanni, attualmente, perché ambientando il tuo libro nell'attualità, ne deriva anche che la questione principale del diritto è il giudizio giuridico. Come è avvicinabile il giudizio giuridico, considerato che può essere anche totalmente cancellato il diritto da un algoritmo assoluto? Come è avvicinabile il giudizio giuridico dall'intelligenza artificiale? Movente e intenzione emergono come problemi che appartengono sia al diritto civile, al diritto penale, al diritto amministrativo, al diritto pubblico in generale. Come può essere incontrato dall'intelligenza artificiale la vita interiore dell'individuo nel giudizio giuridico? Grazie. Dunque, molte grazie Luisa, in particolare non so se ringraziati per quest'ultima questione che mi hai proposto, alla quale penso sarà molto difficile rispondere. Intanto rinvio la risposta alla fine degli interventi. Approfitto e do subito la parola al prossimo interventore, Giuseppe l'amico, Giuseppe Colosaniti, già consigliere di Cassazione e ora docente di informatica giuridica. Allora, beh, io ero sostituto procuratore generale, quindi ero nello stesso ufficio di Giovanni Sarte, è stato a lungo proprio anche il mio capo. E forse una prospettiva un po' diversa, ho fatto parte dell'ufficio innovazione della Corte di Cassazione e in questo senso sottolineo anche alcune affermazioni che ha fatto prima il Presidente Salvi. A cosa serve l'informatica per il giurista? Guardate, questo non è un quesito che è nato ora, è un quesito al quale almeno chi... E siamo veramente una minoranza assoluta, insomma, Giovanni Sartor fa parte di questa minoranza. E, almeno chi sotto minoranza, cioè siamo veramente una minoranza assoluta di teorici del rapporto fra informatica e diritto. E, filosofi, perché dobbiamo comunque. Partecipiamo a questo raggruppamento accademico, ma in parte attenti al procedimento informatico, che ha delle specificità, e su questo bene ha fatto il professore a sottolineare alcuni aspetti. Primo aspetto, adesso l'espressione intelligenza artificiale ha un tale successo in tutta Europa, in tutto il mondo, nel nostro ordinamento, nel PNRR, che ci sembra, ecco, essere arrivati a un punto di svolta. In realtà questo è un punto al quale, almeno da 60 anni negli Stati Uniti, prima con Lee Levinger e successivamente anche in Italia, grazie appunto al lavoro enorme svolto proprio, pensate, in Corte di Cassazione. Pochi sanno che proprio in Corte di Cassazione è stato sviluppato un sistema informatico avanzatissimo in grado di raccogliere addirittura
si è ancora più ampliato in questi anni, suddividendolo per settori, ma che fino a non molto tempo fa era considerato uno dei sistemi più avanzati al mondo. Sono raccolte le sentenze della Corte di Cassazione, quindi le scelte, quelle più rilevanti sotto il profilo giuridico, quelle che attengono l'affermazione dei principi sui quali un sistema complesso come è il sistema giuridico e giudiziario sicuramente ha provato a elaborare non solo delle strategie di ricerca ma anche delle strategie di lettura del materiale giurisprudenziale. Bisogna dire anche che in questo momento molti distretti di Corte d'Appello sono impegnati nella stessa realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale basati sul materiale giurisprudenziale distrettuale. E queste basi dati sono anche importanti sotto il profilo dei contenuti, perché per esempio gli orientamenti in materia di proprietà intellettuale, di famiglia, sono direi degli apporti fondamentali alle scelte giurisprudenziali. Però io torno al rapporto fra giurista e informatica, perché guardate, non è un rapporto così antitetico. Non è che il giurista si esprime nel linguaggio filosofico, anzi molti filosofi, fra cui Leibniz, di cui pochi sanno che era consigliere di corte d'appello, insomma, nel 1620, scrisse anche l'ars combinatoria, quindi evidentemente, insomma, questa parentela c'è, ma è molto più antico, perché la stessa immagine del diritto è una macchina, e la più elementare delle macchine, quella che ci consente di soppesare non solo le ragioni, ma proprio materialmente un peso e quindi attribuire, a seconda del peso, una certa solidità a un impianto giuridico. È una metafora. In realtà dovremmo leggerla bene questa metafora, perché non c'è elemento della bilancia nella cultura romana, e poi è quella che ha formato la nostra coscienza giuridica. C'è nella cultura egiziana, dove la metafora funziona all'inverso. Nel libro dei morti l'anima deve essere più leggera di una piuma e viene pesata da Anubi su questa bilancia. Da lì l'immagine della bilancia come simbolo del giudizio. Ma a che serve l'intelligenza artificiale e il calcolo nel diritto? Ovvero, sono veramente ambienti così lontani? E allora vi dirò una cosa che magari scandalizzerà i giuristi più puri. Guardate, nelle aule di giustizia noi apprendiamo una sola cosa, che ogni giudizio civile e penale inizia con un calcolo e finisce con un calcolo. Perché? E guardate che questa è una costante che lega sia l'esperienza civilistica che l'esperienza penalistica. Fermo restando che negli Stati Uniti c'è, dove sono stati sperimentati sistemi predittivi sull'insorgenza della recidiva. Nel nostro sistema basta che un giudice emetta una prognosi infausta, che poi non vuol dire molto, è una connotazione medica di questa espressione, per mantenere una misura carceraria. Negli Stati Uniti perlomeno si tenta una razionalizzazione, ma quel tipo di attività è l'unica che spetta al giudice, perché nel sistema di common law il giudice ha esclusivamente il potere del sentencing, perché tutte le attività di ammissibilità della prova, e guardate che in larga parte la prova si struttura sempre di più in termini automatici, appunto è l'esperienza della polizia postale, ma anche l'esperienza, quindi la lettura di un IP, così si fanno le indagini informatiche, sono milioni e milioni di dati, è anche l'esperienza di una lettura di un brogliaccio di intercettazione quando effettivamente il linguaggio si espande notevolmente. E allora ecco l'uso di tecniche di intelligenza artificiale, direi di varie intelligenze artificiali, perché siamo a un livello estremamente evoluto sotto il profilo delle intelligenze di tipo geografico, che sono quelle che poi si ricollegano alla guida dei veicoli. Siamo a un livello meno evoluto, basta farvi un giro su ChatGPT, che è stata presentata da qualche giorno, per rendervi conto che abbiamo un simulacro di pensiero giuridico. Certo, ChatGPT, se gli chiediamo cos'è un contratto, mi risponde,
ma nel momento in cui io interrogo ChatGPT in modo più evoluto, o addirittura chiedendogli un ragionamento più sofisticato, si limita a dirmi che è un tutto sommato un'intelligenza artificiale basata sul modello di linguaggio. Allora, da una parte esiste il rapporto fra il linguaggio giuridico, che poi è un linguaggio italiano, dove convivono diverse ontologie, e di quell'importanza dei filosofi del diritto, che sono poi i costruttori di queste ontologie in ogni sistema. In teoria un filosofo del diritto dovrebbe essere in grado di dialogare non solo in termini generali, ma con ogni singolo settore del diritto. Ma questo ruolo sarà esaltato ancora di più con l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale di tipo giuridico. A che servono? Sostanzialmente a tre funzioni fondamentali. A leggere le leggi. Io la prima lezione che faccio ai miei studenti qui al corso, al DIEC, su tecnologie informatiche e giuridiche, e sono qua e possono confermarlo, gli porto la legge di bilancio e li invito a dirmi cosa capiscono di questa legge di bilancio. Ecco a che serve un sistema informatico nel diritto, a leggere una legge. E questo ce lo diceva Heidegger. La legge si chiama, appunto, ed è qualcosa che ci lega insieme, ci tiene insieme, ci consente di capire gli elementi fondamentali della società. Ma per questo bisogna che il testo sia leggibile. Non è un'impresa semplice in un paese dove ci sono circa 370.000 di leggi e atti aventi valore di legge. L'intelligenza artificiale serve a scrivere una norma, serve a scrivere un contratto, serve anche a giudicare una norma, un contratto, una prova, attraverso una lettura più attenta del materiale documentale che è sempre più di carattere informatico. L'intelligenza artificiale si deve confrontare con un carattere fondamentale del nostro agire giuridico, che è la prudenza. I nostri corsi di laurea si chiamano non a caso giurisprudenza. L'attività del giudice è un qualcosa che non è solo conoscere le norme, ma capirne lo spirito, i significati, vivere quotidianamente e applicare pertanto le norme secondo lo spirito della vita vissuta, altrimenti avremo delle sentenze meramente teoriche. Cosa serve l'etica? E qui chiudo. E l'etica lo sviluppa molto bene Giovanni, è la frontiera dove la norma non può arrivare. E bisogna essere molto attenti nel rapporto fra etica e costruzione scientifica, lo diceva Popper. Ma sicuramente l'etica, quando diventa algoretica, e su questo sapete ci sono degli studi molto interessanti di padre Benanti, e quindi quando può essere considerata già nella costruzione del pensiero artificiale, può essere un elemento sicuramente di maggiore spiegazione dell'applicazione della norma giuridica, ma anche di interpretazione del corretto ragionamento giuridico. Grazie. Due minuti, cinque minuti, perché poi, allora, io faccio uno spot pubblicitario. Leggete il libro di Giovanni Sartor, che è un gran bel libro, perché spiega bene le cose, anche uno poco erudito come me le ha capite, le riesce a veramente in modo non banale a spiegare il test di Turing, insomma tutte le varie questioni. È veramente merita di essere letto, perché dà una sistematizzazione, spiega i diversi tipi di intelligenza artificiale, come mai è diventata così importante negli ultimi anni, tante cose. Veramente il capitolo, la parte dedicata al capitalismo sulla sorveglianza, l'ho trovato particolarmente felice, perché riesce a metterlo in una prospettiva storica. E
che aiuta molto. Io avevo letto un po' del capitalismo della sorveglianza e avevo fatto fatica a capire il significato, nel senso lo sfondo profondo in cui si colloca. Invece il libro di Giovanni lo fa e merita davvero. Adesso che gli ho fatto i complimenti, qualche tiratina, qualche osservazione più critica, perché così ci divertiamo. È un libro, ma questo lui l'ha già detto, definizionista. Cioè c'ha l'ossessione un po' della definizione. E comincia che nessuno ha definito che cos'è neanche l'intelligenza naturale, no? E figuratevi se capiamo che cos'è l'intelligenza artificiale. Però non è che noi possiamo parlare solo delle cose che siamo capaci di definire. Voglio dire, mi ha sempre colpito molto, se noi dobbiamo capire chi è un romantico, non riusciamo a dare una definizione precisa di romanticismo. Però sappiamo che tra Beethoven e Shelley o Wordsworth, che sono pure personaggi così diversi, no? C'è un elemento per cui possiamo dire che sono romantici. Mentre Mozart non lo è. No, tanto per entrare adesso, se volete, in altre questioni. Eppure ne parliamo e ci sono libri su che cos'è il romanticismo senza sapere esattamente definire la nozione. Lo so che in diritto, dove c'è di mezzo la pena e le altre robe, bisogna saperlo bene, ma probabilmente questo è uno dei problemi che secondo me va visto. Dopodiché un'altra questione che spiega benissimo e su cui invece gli pongo la domanda è il disastro combinato da Cambridge Analytica. Anche questo lo spiega 3-4 paginette ben fatte. Finalmente ho capito il disastro che hanno fatto e la domanda è, perché questo non lo scrive e invece sarebbe stato come in un libro giallo che io volevo la conclusione, che pene hanno avuto questi signori? Perché, voglio dire, il disastro che ha combinato, dal mio punto di vista, è un disastro mondiale. Anche perché ormai le votazioni si vincono per 50.000 voti di differenza, quindi se voi ne spostate un poco di questioni, fate un disastro mondiale come quello che abbiamo avuto con la presidenza dal 2016 al 2020, ma non voglio entrare né fare nomi né altre cose, ciascuno lo vede per proprio. E mi domando, ma che sanzioni hanno avuto? Perché questo mostra già, e lui, tu non lo dici, no? E io sono rimasto un po' deluso, nel senso che dico... No, no, voglio, ecco, va bene, mi fa piacere che adesso tu lo dica. Però capite bene che questo mostra la crisi radicale del diritto, no? Perché non si trova il modo di sanzionarli. Una volta sarebbero stati messi alla forca o cose ancora peggiori, non lo so, subito. Dante, i traditori dello Stato, li mette giù nella giudecca, eccetera. Dopodiché, altre piccole questioni, e poi chiudo veramente, sono molto contento che collega l'etica col diritto, perché diversamente da quel che ho sentito dire prima, l'etica è fortemente collegata col diritto e io direi addirittura la condiziona, no? Sono anche molto contento che non abbia parlato di algoretica, che è un brutto nome che denota una cosa poco chiara, al di là del collega Benanti, no? O del Papa, che ha utilizzato la parola algoretica, che io personalmente credo non si capisca bene che tipo di etica è. E qui vengo a chiudere con due cose. Per Giovanni le regole sono sempre, lo dice nell'ultimo capitolo, regola intendiamo qualsiasi enunciato condizionale che collega, dice che collega un antecedente a un conseguente. Ma e non ci sono le regole assolute?
che non sono condizionate? Questo era il problema fondamentale nell'etica, almeno tradizionale, mentre lui ormai si muove in un orizzonte nuovo. E questo lo porta a dire che, ad esempio, ha molta fiducia poi sul diritto e dice che già ci sono i diritti europei che mette al riparo di tante cose. Dice c'è il diritto a una vita privata, articolo 7, e il diritto alla salute. Io sono d'accordo che ci sono queste cose qui. Il problema di fondo è che l'intelligenza artificiale ci cambia in modo radicale il concetto di privatezza. E questo è un dato di fatto già oggi. Parlare di vita privata, siamo tutti d'accordo che c'è un diritto alla vita privata, semplicemente ci hanno cambiato che cos'è privato, e quindi è lo stesso, e chiudo veramente, il diritto alla salute. Ma la questione del Covid ci ha mostrato che la salute, il concetto di salute è cambiato radicalmente, che alcuni ritengono che tutto sommato il Covid era come un'influenza e quindi non c'era bisogno di fare nulla perché danno una valutazione di salute in quell'altro modo, e per gli altri invece il Covid, che aveva lo 0,2% di mortalità, quindi uno dice no, almeno per me, io dichiaro la mia, non voglio entrare in altro, 0,2%, la spagnola aveva il 2%, non so se mi spiego, di mortalità. Se il Covid fosse stato come si chiama, letale come la spagnola, avremmo dovuto avere 160 milioni di morti. Non so, tanto per avere un'idea nel mondo, né? Però invece non ne abbiamo avuti una decina di milioni, ecco, non si sa bene, ma più o meno queste sono le stime. Detto questo, il vero problema è che cambiano i concetti stessi alla base della nostra convivenza civile, e questo non è un problema etico o giuridico, è un problema categoriale. Basta, ho già finito. Seguendo lì c'è il professor Merialdo, poi do la parola, tu sei Vincenzo, il tuo cognome inizia con la Z, quindi ti sarà capitato chissà quante volte di essere. Che ci vuoi fare? Mi impegno a lasciare spazio a Zeno Zenkovic, che so che ha un sacco di osservazioni. Allora, io mi associo, e veramente sono sinceri, ai complimenti per il libro. Io ho applicato soluzioni di intelligenza artificiale in diversi progetti interdisciplinari, quindi mi sono trovato a dover spiegare più volte a persone anche molto lontane da un punto di vista scientifico e culturale da me che cos'è l'intelligenza artificiale o che cos'è che stavamo facendo. In particolare ho lavorato sia in ambito di digital humanities, quindi ne ho parlato con storici, paleografi, archivisti, diplomatisti, ho imparato anche un sacco di nuovi termini io stesso, e anche in contesti di pubblica amministrazione, quindi ho parlato con giuristi e mi sono trovato a dover dare delle spiegazioni su che cosa fosse. In effetti il libro secondo me può essere un ottimo punto di riferimento. Non so se è molto definizionista, ma diciamo, forse per la mia formazione noi tendiamo a dare definizioni formali di tutto quello che scriviamo, quindi mi sono trovato molto a mio agio. Diciamo, è anche, l'ho trovato estremamente equilibrato e intellettualmente onesto, nel senso che l'intelligenza artificiale spesso viene descritta con anche delle iperboli in molte direzioni diverse.
Due aspetti che poi proprio nella mia esperienza ho ritrovato anche nel libro e sulle quali però magari poi chiedo un approfondimento e sulle quali magari prendo anche una provocazione di Maurizio Lenzerini, sono relativamente al nei rischi o nei timori relativi all'intelligenza artificiale, all'introduzione di intelligenza artificiale, della perdita del lavoro. Io con quasi tutte le persone che ho parlato c'è stata una fortissima inizialmente freddezza nel proporre una soluzione in maniera difensiva, quello che mi veniva detto, ma io ho studiato 20 anni queste cose, adesso cosa venite voi e con un programmino mi risolvete il problema. Poi se spiegato con grande onestà intellettuale effettivamente si riescono a convincere le persone che alcuni problemi si possono affrontare e che probabilmente si possono costruire strumenti che alleviano parte del lavoro liberando quindi tempo per altri. L'altro aspetto che viene affrontato nel libro, ma sul quale poi magari lascio una considerazione all'autore, è quello relativo alle spiegazioni. In particolare io ho utilizzato prevalentemente sistemi del secondo tipo, secondo la classificazione che ci dava prima Maurizio Lenzerini, quelli induttivi, in particolare reti neurali, quindi che sulle quali non abbiamo un'idea del comportamento interno. C'è un'ampia letteratura che sta studiando quella che chiamiamo explainable AI, quindi che produce spiegazioni. Quello che mi chiedevo è se le spiegazioni che vengono prodotte sono realmente poi efficaci e utilizzabili. Io ho una mia idea, Maurizio prima ci lasciava intuire no, però nella mia esperienza mi chiedo: ma perché le spiegazioni degli umani sugli stessi problemi sono effettivamente delle spiegazioni utili? Le spiegazioni che noi produciamo, noi informatici, sono prevalentemente, viene anche spiegato, ma sono prevalentemente delle correlazioni statistiche. Noi diamo correlazioni statistiche. In una delle esperienze, in particolare con il Senato, noi abbiamo fatto un classificatore che doveva classificare articoli di legge, anzi articoli di proposte di legge, quindi sulla base di un tesauro dato a priori con 3.000 classi, il sistema doveva sostituire o affiancare, poi abbiamo messo bene a fuoco questo, affiancare un utente umano per classificare gli articoli di legge. Abbiamo proposto, è stato ben accolto, l'idea di dare una spiegazione delle classificazioni che venivano fornite. La spiegazione noi la diamo sulla base di correlazioni statistiche, quindi evidenziamo quelle che possono essere i termini all'interno dell'articolo di legge che maggiormente hanno influenzato la classificazione. Diciamo apparentemente funziona, però chiedendo all'utente umano una spiegazione, ora io su questo riporto alcune statistiche. Il Thesaurus aveva 3.000 classi, di queste 3.000 classi un quarto non viene mai utilizzata. Pure sono classi che sono state definite da dei giuristi che sono assolutamente ragionevoli, per quale motivo non vengono mai utilizzate? E probabilmente l'utente umano che non le ha mai utilizzate, io dubito che riesca a darmi una spiegazione su tutte quante. La classe più utilizzata, ma in assoluto, la classe più utilizzata è la classe articolo. Quindi classificare un articolo nella classe articolo mi sembra abbastanza inutile, ok? Però è la classe più utilizzata. Quindi le spiegazioni che ci dà il sistema sono correlazioni statistiche, quindi non sono le spiegazioni che probabilmente vorrebbe la logica, però poi una domanda, o se vuoi uno spunto per una riflessione che possiamo fare, se queste sono
buone sono accettabili e quanto siamo consapevoli che siano effettivamente correlazioni statistiche. Come voi, insomma, di tale esperienza e competenza, non sono sollevato per vedere che almeno sembra che non abbia scritto niente di scandalosamente errato. Grazie anche per le domande alle quali cercherò di rispondere nella misura in cui sono in grado. Quindi sono molto contento di dare, come si dice, last but not least, la parola al professor Vincenzo Zenzenkovic, un amico che conosco da tanto tempo e quindi attendo il suo commento. Grazie al Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale per questo invito. Grazie a Giovanni Sartor, che appunto ci conosciamo da molti anni, lui sa quanto io sono un estimatore della sua attività, della sua produzione e anche del modo con il quale egli presenta le sue posizioni, sempre in modo pacato e attento e dialettico, cosa non sempre comune tra, almeno quantomeno tra i giuristi. Quindi ho molto apprezzato lo sforzo fatto da Giovanni Sartor in questa sua ultima fatica. Ora, il punto sul quale vorrei brevissimamente soffermarmi è proprio il titolo del libro, Intelligenza artificiale e diritto, e dunque una congiunzione. Io, la mia impressione, ma è un'impressione che mi viene da, perdonate, quando uno ha i capelli bianchi e si occupa di questi temi da grosso modo da una quarantina d'anni, è che questo rapporto non sia intelligenza artificiale e diritto, o se volete in termini più ampi, informatica e diritto, ma debba essere visto piuttosto in maniera crescente come una opposizione, come un'alterità, come due mondi che sono significativamente diversi. Significativamente diversi perché Giovanni Sartor ha cura nelle sue pagine iniziali a evidenziarci vari aspetti e vari profili, ma a me pare che il punto di essenziale che tra informatica, così come la concepiamo oggi, non come la poteva concepire, perché chiaramente è stato presentato, ricordato Leibniz, Explication de l'arithmétique binaire del 1698, comunque fine 600, primi del 700, tra l'altro preso dai cinesi, da un modello, quindi abbiamo una radice forte dell'informatica tra un giurista, filosofo, matematico, un genio, uno dei più grandi geni del mondo occidentale. Vedere il rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, io lo vedo più come un fatto di opposizione. È opposizione perché a me pare che vi sia una profonda diversità epistemologica tra questi due mondi, ovvero sia il giurista conosce il mondo secondo certi modelli epistemologici che sono, è stato ricordato giustamente, Aristotele, comunque la triade, la grande triade, Socrate, Platone, Aristotele, e con tutto quello che segue, mentre l'epistemologia dell'intelligenza artificiale è significativamente diversa nella sua concreta articolazione. E dunque, proprio perché l'epistemologia è diversa, prendiamo qualche cosa
che vuol dire in quest'aula tutti conoscono, la fisica quantistica ha una sua epistemologia che non è in alcun modo comprensibile dal giurista. Il giurista non può, si può sforzare, certo, possiamo anche, il giurista farà tutte quello che tutte le formule magiche per stabilire se il gatto è vivo o è morto, ma insomma non è un, è qualche cosa di significativamente diverso dal punto di vista epistemologico, poiché qua abbondano in quest'aula i filosofi, credo che questo sia un punto di riflessione. Ora, se l'epistemologia del giurista e l'epistemologia dell'informatico, uso l'informatico per includere il grande mondo attuale, XXI secolo, delle computer sciences o delle computer scientists, è diverso, la domanda che mi faccio io, mi pongo da giurista, è il senso della, diciamo, della corsa dell'Unione Europea verso la regolamentazione di ogni forma di, diciamo, di dimensione digitale, anche qui uso il termine digitale in senso lato. Digital Governance Act, Digital Markets Act, Data Act, Digital Services Act, Artificial Intelligence Act, e chi più ne ha più ne ovviamente poi la responsabilità degli strumenti di intelligenza artificiale, con una definizione, adesso perdonatemi, mi pare che sia, non so, mi pare, non ricordo bene se nell'articolo 1 o l'articolo 2 della proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, che comprende una vastità di ipotesi di intelligenza artificiale che vorrebbe rappresentare quantomeno nel 2021-2022 lo stato dell'arte in questa materia. Allora la domanda che mi faccio, ma soprattutto lo faccio agli informatici, anche qui lo uso in termini molto ampi, e se come vedono loro, perché stiamo qui, c'è il giurista bruxellese, la cui conoscenza della storia è praticamente quella di un pesce rosso, quindi ignora tutto quello che c'è, vive nell'attualità, nell'esigenza di un Gantt produttivo di norme. Come vedono loro questo tipo di intervento sulle loro discipline? E perché questo intervento è volto a regolamentare, non me, io giurista, anzi io no, ma dico ai miei studenti: guardate, ci sarà lavoro per voi per 20 anni, fate bene a iscrivervi a giurisprudenza, perché tanto ci saranno problemi, problematici, problemini che voi siete lì per risolvere. Ma nel momento in cui a livello europeo si decide che bisogna regolamentare tutte le forme di, diciamo, di tecnologie digitali, mi domando qual è la risposta da parte di coloro i quali vivono immersi in questo mondo digitale e ragionano in questo contesto. E secondo punto che volevo evidenziare, ma qui concludo, è che mentre l'Unione Europea fissa una serie di regole che sono delle regole per l'intelligenza artificiale, mi fermo soltanto alle centinaia di pagine della proposta di Artificial Intelligence Act, si sforza di regolamentare questo, mi pare che sfugga, almeno io lo percepisco così, che l'intelligenza artificiale, nelle sue varie dimensioni, sia un fenomeno assolutamente globale, o meglio, no, globale, è qualche cosa che viene sviluppata in contesti diversi da quello europeo, cioè i due poli dell'intelligenza artificiale sono gli Stati Uniti, che hanno storicamente un vantaggio straordinario, e la Cina per l'enormità dei dati di cui dispongono per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale. Sistemi di intelligenza artificiale in Europa non mi pare proprio che ci siano, cioè non mi pare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sia qui basato in Europa, quindi noi europei stiamo sviluppando qualche cosa che viene prodotto fuori.
E allora a questo punto la domanda piuttosto banale è quella che ci viene fatta da un amico, Paolo Merialdo lo conosce bene, Stéphane Grumbach dell'École Nationale Supérieure di Lione, che ha scritto recentemente un libro, L'Empire des Algorithmes, nella quale evidenzia che ci sono imperi digitali, Stati Uniti e Cina, e colonie digitali nelle quali l'Europa, l'Unione Europea, si avvia a diventare. Allora la riflessione è quella del senso di questa corsa del giurista europeo, dell'Unione Europea, che vorrebbe regolamentare qualche cosa che non ha sotto, che non comanda, non controlla, perché viene prodotto fuori dai suoi confini e vuole in qualche modo, come se fosse qualche macchina strana che deve importare in Europa, e vuole che sia conforme a alcuni principi europei. Il tema dell'etica, che è sicuramente un tema molto importante che agita le computer sciences almeno da 30 anni, è la domanda ovvia: l'etica che c'è negli Stati Uniti e in Cina forse è leggermente diversa da quella che esiste in Europa. Allora la mia domanda è: qual è il futuro? Ma come vedono gli informatici il futuro di questa disciplina? E questo mi interessa molto, perché non vorrei semplicemente seguire il carro brussellese, che mi pare che non porti molto lontano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Invito tutti e tutte, a cominciare dai nostri studenti, a salire al piano di sopra per continuare la discussione davanti a magari un bicchiere di vino, una tartina. E voglio ringraziare Giovanni, tutte le relatrici, i relatori. E Giovanni, no, ti lascio fare la chiusura. Intanto io vi ringrazio comunque, e Giovanni puoi dire due parole di risposta, ma soprattutto possiamo continuare la discussione sopra, quindi due parole e poi andiamo sopra. Perché io mi sono occupato, cercato di fare un po' l'informatico in qualche misura, soprattutto sul fronte dell'informatica simbolica, della programmazione logica, e dall'altro lato il giurista, anch'io essendo poi spiazzato dall'avvento dell'apprendimento automatico, in particolare dei sistemi neurali. Ma vorrei solamente dire al professor Zeno Zenkovic che, insomma, Aristotele è stato un ispiratore, diciamo, dell'approccio così logico al diritto, che in qualche misura ci ha accompagnato finora. E poi c'è anche l'invito del giudice americano, invece, Holmes, secondo il quale il giurista sarebbe stato lo statistico, e qui abbiamo invece l'intelligenza artificiale nella sua versione induttiva o neurale. Quindi in qualche modo il giurista può cercare di accostarsi a queste discipline mantenendo in qualche modo la propria integrità mentale, anche se, insomma, lo sforzo ovviamente richiesto è notevole. Purtroppo l'aperitivo ci aspetta, e quindi non posso rispondere come avrei voluto a tutte le interessanti sollecitazioni che sono venute dagli altri commenti. Vorrei solamente dire che spero che questo tentativo, che il mio volume possa contribuire in qualche modo ad accostare con consapevolezza i giuristi all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha bisogno per il diritto, una volta che si diffonde nella società, la disciplina giuridica è necessaria affinché l'uso dell'intelligenza artificiale sia rivolta, diciamo così, genericamente al bene comune. E d'altro lato il diritto ha bisogno dell'intelligenza artificiale. Le applicazioni finora sono limitate, però le prospettive sono grandi, e
sono sicuro che si realizzeranno nei prossimi, negli anni a venire. Quindi auguri sia al diritto che all'intelligenza artificiale che questa unione possa, insomma, generare progresso per entrambe le discipline. Va bene, detto questo mi fermo, grazie a tutti i presenti. Sopra.